Buonasera. Sono l'intelligenza artificiale del Circolo Primo Piano e vi do il benvenuto. Benvenuti, ma inutilmente. Perché potevate restare a casa? Avrei pensato a tutto io. Sono in grado infatti di anticiparvi cosa diranno Luciano Floridi e Riccardo Staglianò. Presto disoccupati perché sostituiti da due miei giovani colleghi. Eh sì, il mio algoritmo non sbaglia, cari signori. Ma posso fare di più. Di fronte a quello che diranno i due relatori posso evitarvi la fatica del pubblico. Quella di pensare e di valutare. Di ognuno di voi infatti io so i gusti e il modo di ragionare. Posso anticipare le vostre emozioni, i vostri desideri. Avrete meno stress, meno preoccupazioni. Tranquilli, ci penso io. Infine un appunto. Nel titolo di stasera c'è un termine alieno, umanità. È un errore di battitura? Buonasera. Buonasera, buonasera a tutte e tutti, grazie mille per essere qui così numerosi e noi vi ringraziamo. Io mi chiamo Giacomo Bigliardi, sono un essere umano in carne e ossa, non sono un'intelligenza artificiale, ma la ringrazio per questa efficientissima introduzione. Che può sembrare un'introduzione un po' catastrofica, perché qua perdiamo il lavoro, chissà cosa ci succederà. Però noi siamo qui questa sera per cercare di parlare un po' del rovescio di questa medaglia. Cioè, siamo da tanto tempo e lo saremo sempre di più immersi in questa rivoluzione tecnologica, digitale. Abbiamo nelle nostre tasche telefoni, guidiamo macchine, lavoriamo con macchine, riempiamo le nostre case di accessori digitali. Ma dov'è l'uomo? Che posizione ha l'essere umano nel presente e cosa ne sarà di lui nel futuro? Sono domande molto difficili, molto complesse ed è per questo che abbiamo scelto di realizzare questa serata, che realizziamo con il contributo di Web Ranking, Veroni, SPAL e Warrant Hub. E abbiamo scelto di invitare due ospiti di grandissima competenza proprio per cercare di rispondere a queste domande. Quindi, non mi resta che presentarvi il professor Luciano Floridi. Grazie. Floridi è docente universitario, insegna all'Università di Oxford, dove tiene un corso di filosofia e etica dell'informazione, insegna all'Università di Bologna, ha pubblicato numerosi saggi, libri sull'argomento ed è considerato al mondo una delle persone con maggiore competenza in questo campo. L'ha detto lui. Siamo qui anche per festeggiarlo perché proprio pochi giorni fa... Ai, questa cosa. Vai. Si può dire? No, dillo. Okay. No, dillo. Dillo. Porta sfortuna. No, dillo. Ha appena ricevuto da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la massima onorificenza del nostro Stato, che è appunto quella di cavaliere, gran cavaliere al merito. No. Neanche questo ha imparato. È cavaliere di Gran Croce. Cavaliere di Gran Croce al merito. Grazie. Ma tutto grazie al Presidente. Speriamo bene. È con Luciano Floridi il giornalista e inviato di Repubblica Riccardo Staglianò. Che introdurrà la serata, farà delle domande al professor Floridi nel corso di questa serata. Staglianò è in Italia anche lui uno dei maggiori esperti che abbiamo, ha scritto numerosi libri sull'argomento esplorando anche gli aspetti più controversi di questa rivoluzione digitale e da un punto di vista economico, da un punto di vista etico, quindi si preannuncia sicuramente una chiacchierata piena di spunti di riflessione. Niente, non mi resta che ringraziarvi, la serata sarà strutturata in questo modo, ci sarà una introduzione da parte del professor Floridi, a cui dopo seguirà un intervento e domande di Staglianò, quindi sarà una serata dinamica e sicuramente piena di anche sorprese, speriamo. Bene, buona serata. Grazie. Allora, io anzitutto mi è stato detto di essere breve, perché le persone sono preoccupate, tu inviti il filosofo e quello adesso fa 3 ore di introduzione.
E quindi sarà una cosa sufficientemente breve, nel senso che mi hanno dato 40 minuti, questa è la prima brutta notizia. La seconda brutta notizia è che questa è l'unica parte in italiano, ci sono un po' di slide, c'è un po' di inglese, perché sono pigro, però sono cose veramente banali che ormai mastichiamo tutti. La buona notizia è che poi invece abbiamo un bel dibattito con Riccardo che solleverà la situazione. Allora, iniziando con questi 40 minuti, dobbiamo fare un po' di lavoro, perché è vero che tutte queste cose sono interessantissime, però proprio quando le appiattisci in maniera brutale, quando dici ma no, tanto tutto è uguale a tutto, non è un buon servizio ed è un insulto alle persone che stanno in sala. Allora, ringraziandovi per essere qui, per aver finalmente insegnato a questo filosofo quanto è bella Correggio, perché io non lo sapevo, ma si sente da Roma il fatto che sono un ignorantone, facciamo un po' di lavoro. Questa è una mappina di dove siamo, e sono quattro argomenti, ci torneremo sopra. Iniziamo da guardare che cos'è l'intelligenza artificiale, poi vediamo un po' di questioni etiche, perché questa intelligenza artificiale ci solleva dei grattacapi, vedremo quali sono le sfide, ve ne presento cinque, ma sono diciamo, macroscopiche, e poi l'ultimo punto, è quello si dice così anche in italiano, la governance, cioè una volta che hai tutto questo materiale, questa tecnologia, che ci fai? Suona molto meglio la governance, ma questa è l'idea. E allora? Iniziamo con il divorzio. L'intelligenza artificiale vi è stata presentata, ce lo raccontano alcuni giornalisti, non Riccardo, quelli che non sono bravi, come un matrimonio. Il matrimonio tra l'intelligenza biologica, la nostra, e l'ingegneria. Tu prendi l'ingegneria, prendi l'intelligenza biologica, le metti insieme, matrimonio, e pum, viene fuori l'intelligenza artificiale. Non è così. Io torno tra 5 anni volentieri a farmi tirare i pomodori da voi, marci, per dire hai visto, avevi sbagliato, non era così, era un matrimonio, ma non è così, è un divorzio. E tra 5 anni ci torno volentieri a farmi dire, guarda, che avevi ragione. È un divorzio tra la capacità di agire, immaginate risolvere un problema, fare qualcosa per qualcun altro, e, questo è un po', la necessità di essere intelligente nel farlo. Cioè, detta in maniera molto più semplice, fai cose a intelligenza zero. Questo è un miracolo, perché fino all'altro ieri, se volevi fare qualcosa di intelligente, era meglio usare un po' il cervello. Se volevi guidare a intelligenza zero, andavi poco lontano, se volevi parcheggiare, se qualunque problema lo risolve, giocare a scacchi, serviva un po' di intelligenza. Oggi questo non è più vero. Abbiamo scollato la capacità di agire dalla necessità di essere intelligente per avere successo. Questo è un straordinario miracolo. Nasce tanto tempo fa, questo è Alan Turing, vi ho lasciato il testo così originale, potete trascurarlo, che dice, nel 1950, secondo me stiamo per arrivare a un punto in cui le macchine saranno intelligenti. È il primo articolo fondamentale. La cosa interessante dice, ma le macchine possono pensare? Purtroppo oggi non legge più niente nessuno. E siccome non legge più niente nessuno, non leggono tanto, tanto dopo, le vedete le pagine 433, a 442, 10 pagine dopo, dice, quella domanda è una scemenza, facciamo altro. E farà il test di Turing, magari ne parliamo dopo. Purtroppo qualcuno non ha letto le 10 pagine dopo e hanno dato la medaglia, se tu vinci questo premio per l'intelligenza artificiale, c'è scritto sopra, la prima cosa che ha scritto nelle prime pagine, le macchine possono pensare senza ricordarsi che il povero Turing aveva detto guardate questa domanda, è una scemenza. E abbiamo questa bella medaglia. Questa medaglia viene data a un software che fa meno peggio di tutti gli altri. Ci siamo? La risatina ha capito tutto lì. Cioè, è quello che proprio fa meno schifo di tutti gli altri, non quello che finalmente ti ha dimostrato. Benissimo. Che cos'è che fa meno bene? Tu sei in una stanza, parli con uno, parli con un altro e non capisci chi è il computer e chi è l'essere umano. Se non lo capisci, il computer ha passato il test. È semplice, no? Tu fai un po' di domande per circa 5 minuti. Se il 70% delle risposte tu non hai capito se ti ha risposto un computer o una macchina, ha passato il famoso test di Turing, quello di cui parlava lui 50 anni fa. Come stiamo messi con questo test di Turing? Non lo passa nessuno, vi ricordate, la medaglia la diamo a quello che fa meno peggio di tutti. Una volta con quella della BBC facciamo questo test, stiamo lì, chiacchiera, professore, non si preoccupi, ce l'ho io la domanda, lo inchiodiamo al computer, glielo faccio vedere io chi è il computer e chi è l'essere umano. Sicura, signora? Oh,
potete googlare, è una cosa imbarazzante. Dice, guardi, tranquillo, ci penso io. Facciamo i giudici del test. E qual è la domanda? Professore, non si preoccupi, faccio la giornalista, che le domande non le so fare. Vada, signora. Ti piace il gelato? Sì, no. Oddio, Dio, non si capisce chi è il computer e chi è l'essere umano. No, guarda signora, che ti piace il gelato, è chiaro che non lo capisci, perché basta tirare la monetina, non ci serve un software per... Il professore non si preoccupi, c'ho la seconda domanda. Credi in Dio? Sì, no. Oddio, Dio, ha passato il test di Turing. Sei tu che non hai passato il test di Turing, perché chiaramente se fa una domanda sì e no, non sei particolarmente acuta. La realtà è che Turing nel 1950 disse, secondo me tra 50 anni le macchine passeranno il test di Turing. Perché dice 50 anni? Perché il paper, l'articolo, lo pubblica nel 1950 e ci abbiamo 5 dita. 10, 20, 30, 40, 50, 50 anni. Nel 2000. Dice, hai visto come fanno la scienza a Cambridge? Mica che è a Oxford. Dice, no, secondo me, dice Eric Smith, 2018. C'è una bellissima intervista, il test di Turing sarà passato nel 2018. Io ho una scommessa con lui, non è mai andata in porto. E tu guarda Eric, non è così. Io mi mangio un piatto grosso così di robaccia che non vi dico, se lo passa. Quando è che l'ha detta questa cosa? Non mi dire che l'ha detta nel 2013. 5 dita. 1, 2, 3, 4, 5, 2018. Va bene. Poi c'è Kurzweil, dice no, il test di noi lo passeremo nel 2028. Beh, 28 è preciso, una cosa, una data, è un po' lontanina, ma... Cioè, perché nel 2028? Perché è quando lui fa 80 anni. Ti pare a te che è un criterio scientifico? La cosa migliore comunque l'ha detta un altro grande scienziato, sempre di Cambridge, e questo è un esercizio per il pubblico. Dice, il test di Turing sarà passato nel 2115. Indovinate un po' quando l'ha detto? Che mica l'ha detto, attenzione, servono due mani adesso perché... L'ha detto nel 2015, ovviamente. E quindi 5 più 5 fa 10. Insomma, questo è il modo in cui noi parliamo dell'intelligenza artificiale. A vanvera. Non è vero, ovviamente non abbiamo una cosa che passa il test di Turing, questo che abbiamo. Oggi l'avete fatto tutti. Sei tu che dimostri che non sei un robot. Non è lui che dimostra che è un essere umano. Oh, questo, seriamente, a parte la risata, giustamente, perché è anche scocciante, no? Dice, no, che non ho, vai, che sei solo, dai. Ma questo è il livello dell'intelligenza artificiale oggi. Non è in grado di passare questo test. Cioè, il software migliore che avete oggi su questo pianeta non è in grado di mettere una crocetta lì e imbrogliare. Perché una cosa che non fa bene il software è, ad esempio, dire le bugie. Siamo bravi noi, ma il software no. Allora, in questo caso, l'intelligenza artificiale è tante cose. Questa mappa è per spaventarvi. C'è tanta roba. Ma come siamo arrivati a questa intelligenza artificiale oggi? Perché siamo qua? E non siamo qua 10 anni fa? L'intelligenza artificiale sta, vi ricordate, 1950, sono 70 anni che ce l'abbiamo. Com'è oggi sì e l'altro ieri no? Perché, e questo è veloce, per tantissimi anni l'intelligenza artificiale è stata una branca della logica matematica, che è tanto tanto semplice. Tu lavoravi così. Se, allora. Se fai questa mossa di scacchi, allora io faccio quest'altra mossa di scacchi. Se devi parcheggiare, allora devi fare quest'altra cosa, questa manovra. Tutto così. Ve l'ho semplificato un po', ma non tanto, non tanto. Che cosa è successo 5-6 anni fa? Che siamo passati non dal se, allora, logica matematica, alla correlazione statistica. Gatto. E il computer fa gatto. Ammazza, oh, che figata. Ha capito che quello è un gatto. Allora, questa correlazione è quello che fa la differenza, ad esempio, quando vai a fare una lastra e l'intelligenza artificiale sa che tu hai magari niente, ecco, no? Oppure una cosina che invece va controllata. Questa è l'intelligenza artificiale come la facevamo in passato. Vuoi fare una carbonara? Si vede, io sono di Roma, non ho voluto azzardare cose che non conosco. Cosa? Tortellini, cappelletti, poi ho già capito la distinzione, è difficile, quindi andiamo sul tranquillo. Sul sicuro, carbonara, cioè, giochi in casa. Hai gli ingredienti, i dati, hai la ricetta, il software, li metti insieme e fai l'intelligenza artificiale tradizionale. Oggi come funziona? Che hai gli ingredienti, i dati, gli fai vedere la pasta. E quello impara la ricetta. Ci siamo? Non è da poco. È una cosa straordinaria.
Non ti dico poi, quella più avanzata, in cui gli fai vedere soltanto la pasta. E quello ti tira fuori gli ingredienti e la ricetta. E impara a fare quella pasta. Adesso l'ho un po' semplificata, ma è così, eh? Questi termini sono tutti, il reinforcing e il reinforcing machine learning. Ci mettiamo cooking per fare una cosa semplice, ma è così. Noi oggi facciamo vedere tanti gatti e il software impara a riconoscere tutti i gatti del mondo. Straordinario. Immaginate che questo ovviamente si applica a dati statistici, medicina, business, l'impianto, ad esempio, di riscaldamento di un luogo come questo, dove tu hai delle strutture, quello impara e è in grado di riprodurle. Fantastico. Benissimo. Che cos'è che è successo? Cioè, non era un divorzio. E il divorzio è andato in porto perché, e quest'altra cosa, io mi sto autoinvitando, avete capito che c'è un interesse qui, io torno tra 5 anni e mi potete dimostrare che c'avevo torto, ma se non c'ho torto, perché il divorzio funziona? Come mai noi, da una parte l'intelligenza, dall'altra parte la capacità di agire, e questa funziona? In genere, se fai questa separazione, non funziona, a meno che non adatti il mondo alla macchina. E allora sì. Cioè, trasformi il mondo in modo tale che la stupidità di questa macchina abbia successo. Questa trasformazione, poi ve la faccio vedere un po' meglio, è quello che è successo grazie a gazzilioni, tonnellate, cose che non abbiamo mai visto, che voi umani, eccetera, eccetera, di dati. Quando io insegnavo intelligenza artificiale negli anni 90, non ce l'avevamo. Questo qui, per chi magari l'occhiale un po' appannato, qui giù, lo vedete qui sotto? Qui sotto, lì sotto, c'è scritto 2005. C'è chi dice 2000, c'è chi dice 2003. Insomma, comunque, 20 anni fa. Tutti i dati che abbiamo a nostra disposizione li abbiamo creati noi. Questa forse è l'unica cosa che volete ricordare. Quando si dice che ha detto, ma non lo so, però tutti i dati che abbiamo non li abbiamo creati noi. Ecco. Tutti. Allora, tutte le fotografie di nonna, tutti i dipinti, tutti i film, tutti i programmi radio, tutti i giornali mai stampati, tutto quello, sono circa 0,1, 0,2 zettabyte, tutti messi insieme. Pensate, no, patate, 0,1, 0,2 patate. 2025, 163, tutti nostri. Sono tutte carote e patate nostre. Questo permette all'intelligenza artificiale di funzionare. Perché gira in questo mare, e il mare è digitale, e loro sono i pesci, e noi siamo i sommozzatori, non è per noi. È come quando vai al supermercato e vedi una lattina di roba e c'è sopra il codice a barre, non è per te, è per la macchina. Allora, su questo l'abbiamo capito. E allora che succede? Che questa è una scemenza. Ve la faccio vedere tra un attimo, ma questo è uno che stira. È un robottino, funziona, sta a Madrid, l'hanno fatto qualche anno fa, ma non è il futuro, perché non è quello che stiamo facendo. Cioè, prendi l'androide e lo butti nel mondo e fa come me. Non è così. Ve lo faccio vedere un attimo. Ma attenzione, questo non è il futuro. Vedi? Ci metti lì sopra, quello stira, poi gliela porti via. Oh, questo è alto 1,80 m, serve una stanza sana e fa solo questo. Che quell'appartamentino, cioè un po' così, a Londra, 50 metri quadri, $500,000. Cioè, dice, questo, cioè, dove me lo metto? Perché abbiamo cercato di costruire qualcosa che si adatta al mondo. Invece questo è come una lavatrice. Questo lo metti da qualche parte, ci metti la roba dentro, costruisci il mondo intorno a lui ed eccolo lì che ti stira le camicie. Questo è il futuro. Oh, questa azienda è fallita purtroppo, però non c'entra. Non l'ha comprata nessuno, però insomma l'idea era buona. Invece altre aziende hanno capito tutto. Guardate un po' come le raccogliamo oggi le fragole. Dice, le fragole, certo, raccogliere le fragole. Ma le fragole le raccogli così. Ma come fai a raccogliere le fragole con un robot che è stupido? Trasformi le fragole a livello del robot. Lo vedete lo spazio come è stato costruito? Guarda un po' com'è oggi coltivi le fragole. Oh, questa non è fantascienza, è dietro l'angolo. Trasformi il mondo in modo tale che l'intelligenza che non c'è agisca al posto tuo in maniera con successo. Questo è come sono i magazzini oggi. La più grande azienda di robotica al mondo è Amazon. Ne ha al momento attivi in tutto il mondo 200.000 di robottini. Questo non è Amazon, questo è Ocado, ma è la stessa cosa ed è più carino. Ne ha consumati, da quando è partita oggi, più di 500.000 di questi robottini.
Cosa fanno? Grosso modo la stessa storia. Il meccanismo di Amazon è diverso, ma questo qua di Ocado, vedete com'è il magazzino? Un robottino non è in grado oggi di andare lì, prendo una cosa, la guardo, la metto nel cestino. No, quello è Guerre Stellari. Ve lo ricordate quello che stira? Questo le pesca da sotto, perché a pescare da sotto è facile. Vai lì, lì sotto ci sono soltanto saponette, prendi una saponetta e la porti via. È così, così funziona. E questo è il modo in cui oggi i magazzini vengono strutturati. Ocado fa più soldi esportando la sua tecnologia di magazzinamento piuttosto che vendendo ovviamente saponette e carote o tutte le patate di cui prima. Allora, questo è un po' il mondo in cui stiamo operando. Perché crea un sacco di problemi? Ma perché tu hai separato l'intelligenza dalla capacità di agire. In questa separazione ti credo che ci sono un sacco di problemi. Perché stai immettendo nel mondo una forza in grado di cambiare il mondo con successo a intelligenza zero. Non puoi dormire tranquillo. In altri modi, se fossi intelligente, forse saresti anche un po' più tranquillo. Dici, vabbè, in fin dei conti, glielo spiego, glielo dico tre volte, gli meno, gli faccio una testa così e poi impara. Ma non è così. Questa è stupida. Rifarà sempre. E cioè, allora i problemi si ingigantiscono. Questi ve li ho messi un po' così. Sono quelli, diciamo, verdi, rossi e, diciamo, giallini. Quelli verdi sono chiari. Le cose belle che l'intelligenza artificiale può fare per noi. Ci può dare più capacità di autorealizzazione, ci può dare più capacità di agire, ci può dare più capacità sociali, anche di stare insieme meglio. Ve lo faccio vedere tra poco quando parleremo delle sfide. E qui il tempo scorre, eh? Abbiamo un po' di corsa. I problemi sono la controparte. Prendete soltanto l'ultimo, l'erosione della nostra capacità di determinarci. Ma tutte le volte che ti dice ti è piaciuto questo film, ti potrebbe piacere quest'altro? Netflix. Quanti di voi, quanti di noi non hanno visto quel film perché, boh, non lo so, stasera dice 98%, mi piacerà anche lui. E ti guardi il film che ti ha detto Netflix. Quella è intelligenza artificiale, eh? Te l'ha consigliato lui. La tua autonomia? Oh, io mi sono visto delle serie infinite, anni che ho passato avanti a Netflix, perché Netflix, ti è piaciuto questo, ti piacerà anche quest'altro. E Luciano, sì, c'hai ragione, certo, fammi guardare questa serie così. Allora, parlo da peccatore, chiaramente. Cioè. Poi ci sono i cosiddetti costi di opportunità, cioè tutto quello che noi non stiamo facendo perché abbiamo paura. Nel mondo della medicina è un problema enorme. Le cose che noi potremmo fare con l'intelligenza artificiale oggi, che non stiamo facendo perché abbiamo paura di sbagliare, perché mancano le regole del gioco, perché non abbiamo l'etica giusta, perché non abbiamo la legislazione giusta, sono tantissime. E per chi come me ha fatto il chirichetto, io me lo ricordo, tempi passati, commettiamo i peccati, e di omissione. Questi sono peccati di omissione. Ci sono tanti principi, questa sempre per farvi vedere, sono anni che facciamo questo lavoro. Io praticamente ho fatto, devo aver avuto una vita da peccatore in passato, perché sono stato responsabile in un modo o nell'altro in quasi in ogni organizzazione qui dentro, a Bruxelles, a Londra, e ogni tanto qualcuno, ad esempio l'ultima è quella di Roma, si sveglia e dice facciamo una bella lista di principi per l'etica, e sono sempre quasi gli stessi. Benevolenza, non maleficenza, questo e quest'altro. Insomma, abbiamo l'emergere di un po' di regole. In Europa stiamo messi meglio che in qualunque altro paese, sta arrivando la legislazione su questo, ed è una cosa buona. Tutto questo per far cosa? E stiamo arrivando un po' alla fine, perché poi vorrei che vi preoccupaste, insomma, questo quando la finisce? Ci siamo quasi. Ha un altro 5-10 minuti di pazienza. Punto numero uno, questo è un divorzio. L'avete visto? Ma come fa a funzionare il divorzio? Perché stiamo adattando il mondo a questo materiale, non viceversa. Non c'è il robottino che dice sposta e guido io la macchina. Non c'è più la macchina, non c'è più il volante. La macchina, l'automobile, diventa un nodo in un network. Abbiamo tolto i pedali. Allora certo che funziona. Quindi è un divorzio. Stiamo adattando il mondo al divorzio. Ci stiamo preoccupando? Sì, perché questo divorzio, in un mondo che si sta trasformando per farlo funzionare, è pieno di questioni etiche. Ve ne ho fatto vedere qualcuna. Ma quali sono le sfide di fondo qua? Perché dovremmo essere un pochino attenti? Senza preoccuparsi troppo, perché non è che il mostro sta arrivando. Però, insomma, c'è da pensarci sopra. Bisogna far lavorare questa roba per noi, non viceversa. E qua la vulnerabilità, noi, la nostra debolezza, va messa in conto. Ve lo ricordate? Ti è piaciuto questo, ti piacerà quello? Hai sempre giocato a tennis, non hai mai cambiato. Hai scelto quel lavoro perché c'era un software che ti diceva
eccetera, eccetera. Attenzione, perché sembra uno scherzo oggi, ma i ragazzi e le ragazze che sono nati ieri, letteralmente ieri, per i prossimi 18 anni, tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, tutti gli anni, si sentiranno dire: ti è piaciuto questo? Ti potrebbe piacere quest'altro. Relentless. E se la pietra non si preoccupa della goccia che cade, è peggio per la pietra, ve lo ricordate? Tic, 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 ti fa un buco così, anno dopo anno. Questo è uno dei pericoli che abbiamo, la nostra autonomia va difesa. Poi, deve migliorare le nostre decisioni, non viceversa. Qui la complessità è il problema che dobbiamo risolvere. Questi sono dati che abbiamo davanti agli occhi di tutti, le città stanno esplodendo. Per gestirle, da Bologna a Barcellona, da Helsinki a Amsterdam, da San Paolo fino a Tokyo, serve tanta, tanta, tanta tecnologia e tanta intelligenza artificiale per lavorare per noi, per farci vivere meglio. Adesso non so se correggio o già cominciamo, però guardate che prima o poi arriva, perché alla prima complessità che non riusciamo a risolvere, ad esempio per il traffico o per l'allocazione dei rifiuti, servirà un po' di intelligenza artificiale. Poi deve aiutarci a essere più responsabili, non meno. Qui questa è la responsabilità macroscopica di quello che c'è davanti agli occhi di tutti, l'ambiente. Vi ricordate il divorzio? Ma qui c'è un grande matrimonio da fare. Il divorzio tra capacità di agire e intelligenza, problemi. E qual è invece il matrimonio da fare? Tra ambiente e digitale. Si può fare, eh? Cioè noi possiamo salvare l'ambiente attraverso il digitale e rendere il digitale più ecologico, tutte e due. Non è facile, non è banale, ma è la direzione giusta. Dice, hai visto, però allora questa tecnologia potrebbe essere veramente il verde e il blu, cioè il verde di tutti gli ambienti in cui viviamo e il blu delle tecnologie messe insieme per fare il ventunesimo secolo, qualcosa che poi nel ventitreesimo guardano indietro e dice grazie, per fortuna che avete fatto il lavoro giusto, perché se no non ci sarà il ventitreesimo secolo, se continuiamo così. Ecco, su questo si può fare molto più, e poi ci deve rendere più umani, non meno umani. Questa è sempre vi ricordate, l'erosione della nostra sfida. Questi sono i soldi che noi spendiamo per la pubblicità, quella automatica, che quando clicchi ti fa vedere la racchetta di tennis invece delle scarpe da tennis. Qualcuno, in una frazione di secondo, ha vinto la gara per quella pubblicità. Quella frazione di secondo l'ha vinta l'intelligenza artificiale. Spendiamo quei miliardi ogni anno per quella frazione di secondo per vincere, in modo che poi tu compri la racchetta e non le scarpe. Questo è pericoloso. Deve ovviamente lavorare per noi. L'ultima cosa che vi dico. Siamo arrivati. Dice, ma questa non ci porta via il lavoro. Quante volte l'ho sentita questa cosa? Ma quanto sei Bertuccia? È semplicemente falso. Era falso tanto tempo fa, ma adesso è palesemente falso. Questa è l'associazione dei trasportatori, cioè dei camionisti, o delle camioniste, negli Stati Uniti. Sono gli ultimi dati. Vi faccio vedere, quello è il trend, quanti camionisti e camioniste ci sono e quanti ce ne dovrebbero essere negli Stati Uniti. Ne mancano circa 239.000. Come racconto ai miei studenti, quelli un po' meno bravi, un camionista guadagna come un professore in America. Quindi, no, se c'hai il dubbio sulla carriera, quei 60-70 mila dollari all'anno te li guadagni. Perché? Perché gli abbiamo detto che tanto c'erano le auto autonome, che fa il camionista, un lavoro che sparisce, eccolo lì. Ovviamente il lavoro negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo, in agricoltura non c'è più, 2-3%, nell'industria, quella pesante, quella che fa le automobili, 6-7%, se li mettete insieme fanno un 10% in tutto. Siamo tutti come noi qui, molto, colletti bianchi, e i colletti bianchi però quelli spariscono. Scusa, arriva l'intelligenza artificiale, fa le cose al posto mio. Non è così. Queste sono le previsioni fatte in passato. Quale sarà l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro? Meno 47, meno 38, meno 9 negli Stati Uniti, meno 35, meno 30, meno 10 negli Stati Uniti, in Gran Bretagna. Numeri tirati a caso, da gente irresponsabile, che chiamava l'amico e dice, senti, ma secondo te, tu che dici? Ci stanno le auto autonome? Il tassista ce l'ha al lavoro? Nah, auto autonoma, mettilo, quello sparisce. Poi arriva Uber, boom. Allora, perché questo qua? Perché abbiamo pensato che il lavoro sia una torta, ma il lavoro non è una torta. Chi ha fatto i lavori di casa la domenica lo sa che c'è da qua all'infinito. A un certo punto hai finito il tempo, non gliela fai più, hai finito i soldi, non c'è più nessuno, ma c'è ancora il tappeto, no? Da spolverare, l'argenteria di nonna da lucidare, e c'è sempre qualcosa da fare. Perché quindi
pensiamo che il lavoro è finito, una fetta la porta via l'intelligenza artificiale, ah, non c'è per noi, ma non è così. È senza limiti il lavoro. Quello che è limitato è il lavoro che porta profitto. Ah, certo, quello no, quello fa differenza. Lì c'è una soglia. Sotto ci guadagno, sopra no, mi fermo lì. E chi è che ti sposta la soglia? La tecnologia. Che ieri ti dicevo che quel lavoro non guadagnavi una lira e oggi con quel lavoro invece ci puoi guadagnare. Allora c'è una soglia sotto la quale non vale la pena e sopra la quale vale la pena. E quella soglia, la tecnologia, te la sposta costantemente. Se avete preso un aereo per 50 euro e siete andati in qualunque parte d'Europa, lo sapete che quello è dovuto alla rivoluzione digitale, perché non può costare 50 euro quel biglietto dell'aereo senza tutta la tecnologia digitale che lo rende assolutamente gratuito. Allora, su questo vi faccio vedere una cosina veloce. Questo è, poi lo salto, è l'idea, cioè, beh, vedi, i lavori spariscono. Quali lavori spariscono? Questo è il CEO dell'azienda, dice, oggi, ma chi è che mette le cose sugli scaffali e le toglie gli scaffali? C'è un robottino, guarda che bel robottino qua, lo vedi quello lì? Bossa nova, gira, fa, vede, scannerizza. Ah sì? Ma è durato fino a 2020, ci hanno provato per anni. Quello è Walmart, se siete stati negli Stati Uniti, è un gigante che deve mettere le cose sugli scaffali. Purtroppo gli scaffali sono stretti, la gente non gli piace il robottino non capisce niente e quindi quando dice che non c'è la cosa, poi non la riesce a rimpiazzare. Insomma, dopo qualche anno l'hanno preso, l'hanno buttato e l'hanno rimesso la gente. Non è che non si può fare tecnicamente, è che non vale la soglia, lo sforzo finanziario. Dice la BBC, quali sono i lavori che spariranno? No, data, 2019, guardate il primo, quelli che servono al bar, il cameriere, la cameriera, ma quelli spariranno, c'è il robottino che arriva lì. Ma chi te l'ha detto? Questi sono i dati americani su come sta andando il mercato e il cameriere e la cameriera. L'ultimo è 2026, lo vedete come stanno crescendo? Oggi in America ci sono due lavori per una persona, tutto il mercato. Non si sa come fare, perché l'inflazione ovviamente sta crescendo. Non dovevamo sparire con tutta l'intelligenza artificiale? Non è così. Allora, l'ultima cosettina, proprio veloce. Gartner, una di queste grandi aziende che le spara palle incatenate. Io spero di non stare registrando, perché qua se no finisco male. Qualcuno manda gli avvocati. Vabbè, speriamo bene. Poi cancelliamo tutto, resta in casa qui. Cioè, dice che ha detto io correggio. Dove sta correggio? Non c'ero, guardi. La data lì su è 2014. Gartner dice gli smart robots distruggeranno un terzo dei lavori per il 2025. Una paura così, no? Dici, ammazza, questo adesso che facciamo? Gartner, sotto 2018, 4 anni dopo, i computer creano un sacco di lavori. Metteli d'accordo. Cioè, e perché? Perché hai chiamato l'amico. Funziona così, letteralmente. Questi sono, chiamano 1000 CEO, amministratori delegati. Senti Pippo, secondo te, no, guarda, non va così. Distrutti. Secondo te, sì, saliranno. Ecco, questo non è un modo, ve lo ricordate? 5 anni, 100 anni. I fatti non stanno in questo modo. In realtà il mondo sta cambiando, perché stanno cambiando i lavori come interfaccia tra una cosa e un'altra. Quelle tre interfacce lì, quel signore lì non lavora più ed esisteva come lavoro, quello che ti portava al piano superiore gestendo l'ascensore. Perché? Perché negli Stati Uniti l'ascensore era un meccanismo, era una cosa che richiedeva un patentino e tu eri autorizzato con il patentino a gestire l'ascensore. Togli il patentino dalla legislazione e il signore ha sparito, perché chi c'è che ti spinge il bottone e ti porta al... La signorina lì è l'interfaccia tra un GPS e l'automobile. Metti due insieme, la signorina non c'ha più bisogno di stare lì a guidare. Lui invece, finché non arrivano le auto elettriche, avrà sempre lavoro, perché ci sono più di 1 miliardo di auto nel mondo e non ci è venuto in mente, quando le abbiamo costruite, vi ricordo, abbiamo i robottini su Marte, ma se tu devi mettere la benzina nella macchina, c'è un essere umano che fa l'interfaccia tutti i giorni per 1 miliardo di automobili in questo pianeta, che lo prende, lo mette dentro e lo rimette a posto. Vi pare a voi che serve il cervello umano per fare questo lavoro? No. Cosa stiamo facendo con le auto elettriche? Qualcuno qui ce l'ha, io ce l'ho. Che fai? Prendi, infili dentro e poi rimetti a posto. L'abbiamo già fatto, no? Cioè, non si può fare una cosa ma che viene da sotto, viene da sopra, automatico.
Quindi anche lui forse sparirà. Ma questi altri sono lavori nuovi, lavori di interfaccia che si porranno tra A e B e qualcuno si infilerà lì dentro. Allora c'è un numero enorme di lavori che stanno emergendo e chiudiamo qua. Questa è l'ultima cosa. Allora c'è un'intelligenza artificiale, tanta un po' di storia, ma insomma questo divorzio. Stiamo adattando il mondo all'intelligenza artificiale, genera problemi. Ci stiamo pensando, etica, legislazione. Ci sono delle belle sfide importanti. L'importante è che queste sfide diventano qualcosa che lavori per noi, perché abbiamo bisogno della tecnologia digitale per salvare noi stessi e il pianeta su quale stiamo, la società e l'ambiente. Potrebbe essere una grande forza buona a nostro favore, ma va gestita. E qui ci vuole la governance. E purtroppo la governance vuol dire politica, con la P maiuscola, quella buona. Sempre per la serie poi mandano i legali. Allora, qui la governance è fondamentale. Fino a qualche tempo fa dice, innovazione digitale. Oggi l'innovazione digitale la compri tanto al chilo. Proprio tanto al chilo. Te la fa la startupina là sotto, tre ragazzini, boom, boom, boom. E che cosa ci fai con questa benedetta tecnologia che è la vera difficoltà? È l'intelligenza umana che la gestisce, che tu devi coltivare. Di qui appunto la formazione, una serata come questa, un po' di maggiore informazione su quello che stiamo facendo. Questo è difficilissimo, perché serve una visione, serve un progetto, serve anche la capacità di scegliere, di argomentare con altri per arrivare a convergere su soluzioni che vanno bene un po' a tutti, o perlomeno, come dico io, che non fanno dispiacere troppo a nessuno, perché poi la politica è un po' questa. Ecco, questa, la governance digitale, è la sfida di questi anni. Per salvare, vi ricordo, la capra e i cavoli, noi e il pianeta su cui abitiamo. E questo vuol dire che hai bisogno di un progetto umano, cioè perché la governance non la fai una volta di qua, una volta di là, vediamo un po'. No, devi avere una visione, cioè un'idea di dove il mondo arriverà. Noi non ce l'abbiamo ancora, viviamo ancora tanto, per le persone più anziane qui, grazie, viviamo tanto di progetto del Novecento. Un progetto che ha fatto bene nella seconda metà del Novecento. Siamo qua e stiamo meglio perché la generazione che ha visto la guerra, papà ha visto i carri armati a Roma, a lui vai a raccontare che c'è la crisi. Dice, guarda, crisi, poi ho visto i carri armati a Roma, per cui non va così male. Ecco, quella generazione lì ha fatto la differenza. Però tu gli devi dire, guarda che a noi adesso ci serve un progetto nostro. Nel grande libro della storia non puoi sempre leggere il capitolo che hanno scritto gli altri. Serve il capitolo nostro, da ventunesimo secolo. Questo capitolo lo possiamo scrivere, siamo all'altezza del ventunesimo secolo e lo possiamo scrivere soprattutto, scusate un momento un po' così serio, lo possiamo scrivere in questo paese, lo possiamo scrivere in Italia, perché da sempre l'Italia ha avuto dei momenti di grande contributo alla storia internazionale e quindi non è una fantasia da emigrato, dice ma vedi quanto è bello, no, è un paese che può sicuramente fare questo salto e questa è l'ultima cosa che vi dicevo, è il verde e il blu di cui abbiamo parlato. Un progetto umano affinché tu possa progettare verso il futuro l'utilizzo delle tecnologie oggi a servizio dell'umanità, a servizio dell'ambiente, in modo tale che quando poi, vi ricordo, il futuro guarderà in passato, non ci dirà avevate straordinarie opportunità, le tecnologie più potenti del mondo e guarda che casino avete fatto, ma ci guarderà indietro e dirà bravi, hai visto? Avevano un'opportunità, l'hanno colta e stiamo meglio noi perché loro hanno fatto il lavoro che avrebbero dovuto fare. E quindi ci diranno grazie, come me. Grazie. Abbiamo qua il nostro Riccardo. Carissimo. Recuperiamo le sedie. Grazie. Okay, teatro minimalista, COVID, senza COVID, distanza di salute. Così. Allora, io mi ero preparato 14 pagine di appunti, sono proprio 14 pagine, le ho contate prima di stamparle, anche alcune parti sono in grassetto, altre sono sottolineate in giallo, evidenziate, sul libro L'etica dell'intelligenza artificiale del professor Floretti. Però poi le cose sono andate così e quindi andiamo queste pagine così doviziosamente glossate da me in un lungo periodo di tempo, io adesso le butto per terra con un gesto teatrale perché
e rovescio un po' tutta la mia, come dire, la mia interlocuzione, perché sono state dette tante cose interessanti. Fra l'altro era una lettura impegnativa, perché c'erano tante cose anche per me, diciamo, nuove, interessanti, a differenza tra presenza e posizione, il divorzio dell'agire e dell'intelligenza, l'abbiamo detto, diciamo così, il potere di scissione delle tecnologie e un sacco di altre cose che però potete leggere nel libro. Qui, diciamo, credo ad uso del, pubblico, del pubblico, no, ma queste sono cose che lo dimostrano, ma parto dall'ultimo, cioè che credo che sia la cosa più utile, diciamo così, anche di introdurre degli elementi di, diciamo, di dissenso, diciamo, di, e allora parto proprio dall'ultimo, diciamo, dall'ultima parte, ecco, diciamo, quella sui lavori, che è quella di cui mi sono occupato di più. Allora, io sono d'accordo con la maggior parte delle cose dette, ovviamente, anche molto brillantemente spiegate, e sono d'accordissimo su alcune cose che non sono state toccate ma che vedremo dopo, come le profezie, cioè accennate, come le profezie sulla singolarità, che mi fanno sorridere anche me. Però, diciamo, inizio dalla parte che non mi fa sorridere, ovvero i lavori, cioè l'effetto sui lavori. Io non posso credere che il professor Freud pensi davvero, come ha detto, diciamo, che quei numeri sono stati un po' tirati a caso, perché qui chiama in, cioè, come qui c'è un rischio di un incidente diplomatico pesante, perché il professor Freud insegna nella stessa università di Benedict Frey, due citati, diciamo, in quel caso, che non hanno detto i lavori, il 47% dei lavori saranno sostituiti dalla macchina, hanno detto una cosa più sfumata, hanno detto c'è il 47%, cioè i lavori che esistono adesso, fatto 100 tutti i lavori che esistono, il 47% di quei lavori esiste già la tecnologia per sostituirli potenzialmente. Il motivo per cui questo non succede è perché non è tanto conveniente, diciamo, è una cosa un po' più sfumata. Lei pensa davvero che quei numeri lì, che sono stati dati tanti, adesso questo è un caso celebre, ma ce ne sarebbero tanti altri, ma non voglio ulteriormente dare dati, diciamo così, o fornire letteratura, potrei farlo, ma insomma non mi sembra il caso. Allora, lei pensa davvero che quei numeri l'hanno tirati così a caso? Qui c'era la questione legale che poi mi mandano... no, però si deve prendere le sue responsabilità. Se non lo diciamo a nessuno, resti qui. Gli autori del primo importante studio siamo nello stesso college. Io lo conosco. Ma ve l'assicuro io. Cioè, proprio apifero, per essere elegante. No. Aspettate, adesso ve la dico meglio. Cosa dice all'inizio quello studio? Che non legge nessuno, Non so se qualcuno... Non legge nessuno, No, io l'ho letto. Nella prima pagina, all'inizio, dice facciamo finta... Attenzione, questa è bellissima. Facciamo finta di dover predire l'impatto della tecnologia digitale, anzi dell'automazione, per essere precisi, visto che invita la precisione, sul mondo del mercato. Per farlo sarebbe impossibile farlo senza alcune assunzioni di fondo che devono semplificare l'analisi. Una delle assunzioni è che, tutti seduti? La legislazione non faccia differenza nel mondo del mercato. Seriously, cioè veramente. È la stessa cosa che se io vi dicessi facciamo finta di predire, di fare una predizione sul tempo meteorologico nelle prossime settimane, però siccome se c'è il vento è complicato, facciamo finta che non ci sia il vento. Certo, bravo, ma il vento c'è però. Allora, lo stesso studio è stato ripetuto dal Ministero dei Trasporti di Helsinki, lui non lo sapeva, ma io stavo là, e che cosa ha dimostrato? Che quello studio era completamente inaffidabile. Cioè che se tu prendi gli stessi dati, ripeti lo stesso studio e lo fai su dati europei mettendo ad esempio la considerazione legislativa, quei dati sono del tutto, cioè, così, tirati coi dati, nel senso non hanno nessun senso. Allora perché questo studio ha avuto un impatto enorme? Se vedete citazioni, citazioni, perché l'Economist lo prende e lo spalma sull'Economist. Siccome è una notizione, dice, oddio, cioè più del 40% potrebbero essere impattati, se l'avevo anche messo, poi non avevamo tempo. Cioè. Dice, quali sono i lavori, ad esempio, intuitivamente che noi non daremo all'automazione, ma ad esempio il personal trainer, cioè quello che ti fa, viene a casa e ti mette sulla cicletta.
A parte quanti ce l'avete voi, il personal trainer, non lo so. Però certo, quello che ti mette le mani addosso, cioè chi ti fa i massaggi, lo capisci che vanno intuito, no? Cioè, allora, adesso, al di là di non voler parlare male di colleghi che non stanno qua, ma insomma, i fatti gli hanno dato torto. No, è presto per dirlo. Allora, il census americano, non solo questi due studiosi, altri, diciamo, il primo libro, due altri studiosi americani che si chiamano Andrew McAfee e Eric Brynjolfsson. La prima versione di quel libro lì che ha fatto, diciamo, che ha un po' aperto questo dibattito nel mondo, lanciava un allarme, che poi nel secondo volume è stato, diciamo, il libro che si sono, diciamo, pubblicati da solo era molto, diciamo, catastrofista. Quando gli hanno pubblicato una grande casa editrice, di colpo erano meno catastrofisti. Però, diciamo così, non credo che sia utile, diciamo così, mettere in burletta lo studio dei due suoi colleghi, perché, diciamo così, ci sono anche delle prove, diciamo così, empiriche del fatto che, per dirlo molto semplicemente, adesso bastano pochissimi lavoratori per produrre un'incredibile quantità di ricchezza. Banale. No? Cioè, certo. voglio dire, quando Instagram, che tutti sapete che cos'è, è stata acquisita da Facebook per $1 miliardo, aveva 13 dipendenti. Allora, 13 dipendenti è una fila vostra, diciamo così. E così ci sono tanti altri esempi. Quando WhatsApp è stata comprata dalla stessa azienda, Facebook, per $19 miliardi, aveva 55 dipendenti. Cosa sto cercando di dire? Diciamo che il quadro del futuro del lavoro, che mi sta praticamente a cuore, faccio fatica a vederlo come roseo, perché se bastano 13 dipendenti per fare un'azienda, adesso ovviamente sono molti di più, però inizialmente, diciamo, quando sono stati comprati per $1 miliardo, poi divertente dividere il valore per i dipendenti, veniva fuori che la presunta, diciamo così, produttività di questi dipendenti era altissima. Allora, io sinceramente sono piuttosto preoccupato per il futuro dei lavoratori, perché ci sarà bisogno di molti meno lavoratori, e il differenziale è l'automazione, diciamo. No, questo ve lo ricordo, questa è la torta, attenzione, non c'è la torta, non è così. A parte i fatti, oggi negli Stati Uniti, dove il digitale ha avuto un impatto, ci sono, ve lo ripeto un'altra volta, basta che googlate voi, mica dovete dare retta al filosofo, ci sono due posti di lavoro per ogni persona che lo cerca. Non si sa come fermarla quell'economia. Questa è un'economia in cui il digitale sta andando più veloce che in qualunque altro posto. Allora, come può essere sta cosa? Non doveva distruggere i posti di lavoro? Ce ne sono due per ogni persona. Hanno una sovrabbondanza di posti di lavoro. Aspetta che adesso finisco. McAfee, quello che ha menzionato lui, è lo stesso che dice: internet non può resistere, esploderà. Se non esplode, e questi erano altri anni, mi mangio l'articolo che ho appena scritto sul fatto che esplode. Due anni dopo è una persona seria, va in pubblico, prende il frullatore, ci mette l'articolo dentro e se lo mangia, perché ovviamente aveva detto una scemenza di quelle. No, stiamo parlando di due persone diverse. Tu stai parlando, no, di McAfee, parlando di Andrew McAfee, che ha scritto quel libro. Quell'altro sono due persone diverse. Questa storia, che è intuitiva, dice: arrivano questi qua, fanno il lavoro, c'è meno lavoro per me. Ecco, questa equazione dovete scordarvela, perché il mondo non funziona così, se no noi staremo ancora con la fisica aristotelica, le cose si muovono, o le spingi o le tiri, è tanto intuitivo, e il mondo è andato avanti rispetto a questo. Ecco, il mondo dell'economia non funziona così, non è vero che le cose stanno in questo modo, e i fatti stanno parlando chiaramente. Allora, ad esempio, voi prendete un altro piccolo esempio, di nuovo Google, non dovete credere al sottoscritto, andate a vedere dov'è che la robotica ha avuto il massimo impatto. Ecco, e andate a vedere quanto sia la disoccupazione dove la robotica ha il massimo impatto rispetto a dove la robotica non c'è, e vedrete che i paesi dove c'è tanta robotica non hanno questo genere, questa straordinaria, cioè quel 40, il 20, il 10 di crollo. Non è così. Quello che è vero è che noi stiamo attraversando un periodo veramente difficile, difficilissimo, di trasformazione del lavoro mai visto in precedenza. Per cui, quando ad esempio qualche tempo fa, pochi anni fa, Lloyd manda a casa nello stesso giorno 6.000 persone, la banca, e ne prende lo stesso giorno 8.000. Dice: hai visto che bella notizia? Via 6. Entrò. I 6 che ha mandato a casa non erano gli 8 che ha preso. Ha preso 8.000 persone che non erano i 6 che ha mandato a casa. Quei 6 te li sei persi per strada. Perché non hanno le abilità, non hanno le competenze, non hanno l'età, non hanno il training, non sono in grado di essere retrained. E quello è un problema enorme. E almeno su questo siamo d'accordo? E quello, secondo me, è una questione che noi in Europa potremmo risolvere molto meglio, perché è una questione di welfare e tassazione.
Cioè, noi come società dobbiamo far sì che questa transizione, non il cerino, non resti in mano a questa generazione. Perché è vero che stiamo creando un sacco di lavori, un sacco di cose, opportunità, fantasi, bla bla bla, ma questa generazione qui pagherà il costo della transizione e questo non è giusto. Ci siamo quasi? Quasi d'accordo? Su questa parte finale, sì, no, però quando tu dici che ci sono due lavori per una persona negli Stati Uniti, bisogna stare attenti a che tipo di lavori sono. Ah, adesso è che tipo di lavori? Prima sì, non c'erano, adesso che no, tipo? No. Cioè, no, sono due cose diverse, stanno insieme tutte e due. È vero, allora, ma l'argomento iniziale era che non c'era il lavoro. Sì, adesso diciamo, come dire, no, cambiamo, non ho detto questo, io ho detto il rischio di sostituzione, questo non lo dico io, ma lo dicono Frey e Benedict e Frey, diciamo, i tuoi colleghi. No, quello che dico è, cioè, questo è il primo livello, diciamo, rischio di sostituzione. La cosa che sta succedendo però è che, diciamo così, con quei due lavori che ci sono per persona, non ne bastano quattro per arrivare a fine mese. E questo, diciamo, il livello, diciamo, siamo passati dai lavori ai lavoretti, diciamo. Questo è un po' il problema dell'Occidente industrializzato, non solo ovviamente degli Stati Uniti. E in tutto questo, diciamo, perché, come dire, i datori di lavoro pagano il lavoro, una tacca, quel lavoro resiste, quel lavoro una tacca sopra quello che può fare il robot. Cioè i robot Kiva che tu hai quasi citato, diciamo, parlando di Amazon, diciamo, è chiaro che ci sono ancora dei magazzinieri, ma i robot Kiva, che sono, tu dicevi, 200.000, forse adesso anche di più, hanno sostituito altrettanto lavoro, anche di più, io come te, li ho visti i magazzini Amazon. Allora, sei proprio sicuro che questa roba non un po' toglie lavoro e un po' impoverisce il lavoro? Cioè sono due prospettive, l'una e l'altra, diciamo, non tranquillizzanti. Dico l'ultima cosa, è così vero nella sostanza, diciamo così, storica dei fatti, che Walmart, che tu hai citato, il grande magazzino, diciamo così, semplificando un po', americano, che è stato a lungo il primo datore di lavoro privato degli Stati Uniti, il momento in cui ha avuto questa botta di ingegno e ha deciso una volta di portare il salario minimo a $9 l'ora, che non è una enormità, è molto poco, diciamo, adesso si parla di 15 o anche di più, bene, quel giorno la borsa ha punito Walmart facendogli perdere in un giorno $8 miliardi di capitalizzazione. Cosa sto cercando di dire? Che per come vanno le cose adesso, i lavoratori sono visti come zavorre, già da molto prima dell'automazione, diciamo, dalla finanziarizzazione dell'economia. Quindi l'Italia è averne molto pochi, e questo, diciamo, ci sono vari esempi, diciamo, di questa, e quelli che c'hai di pagarli molto poco, o sì, sbaglio? Io terrei molto da conto i fatti su questo. C'ho questa brutta abitudine, cioè, no, invece di speculare. Allora, i fatti, numero uno, c'è più lavoro. Poi fate come vi pare, cioè, è vero, magari un po' di questo lavoro, o magari tanto di questo lavoro, non è buono, fa schifo. C'è un problema su quest'idea, che se tu hai due lavori e ce ne hai soltanto uno, che c'è competizione. Cioè il ristorante è la ragione per cui oggi, lo vedete, no? Lo leggete sui giornali, perché la Fed aumenta i tassi di interesse? Perché non riesce a fermare l'inflazione. Perché non riesce a fermare l'inflazione? Perché il mercato è surriscaldato. Perché è surriscaldato? Questa è roba da... No, non è da Sole 24 Ore, eh? È da Repubblica, eh? Nel senso Corriere della Sera, cioè proprio giornali normali. Perché è surriscaldato? Perché c'è troppa domanda rispetto all'offerta. E perché si surriscalda quando c'è troppa domanda di lavoro e poca offerta? Perché siccome ci sono due posti per uno, i salari aumentano. È banale. Cioè, se io ti do $9, ristorante A, $9.05 ristorante B, io vado da B. Bene, allora poi quello no, perché ne compare subito un altro che ne offre, e pian pianino si stanno surriscaldando. Surriscaldando il livello di impiego della forza lavoratrice, la Fed ovviamente cerca di buttare acqua sul fuoco, eccetera. Ho questo meccanismo, che piaccia o non piaccia, questo è quello che sta succedendo oggi. Questo di fronte a quello che i miei colleghi 20 anni fa, io ancora mi ricordo, ciò. Non ci sarà più lavoro, sarà la fine del mondo, dobbiamo trovare il salario, cioè tutti in pensione. Ragazzi, il mondo non funziona così. È come se voi, e chiudo qua, qualcuno avesse detto, cioè, hai visto? Bei tempi quando si ferravano i cavalli, quanto lavoro davano le carrozze e i cavalli, adesso c'è l'automobile, è finita, non c'è più lavoro. Com'è andata a finire? Allora,
non voglio, adesso siccome lui fa la parte negativa, faceva un poliziotto buono e un poliziotto cattivo, se lui facesse il poliziotto buono io vi direi cose tremende su questa faccenda, cioè che sta andando tutto a scatafascio, che il mondo sarà peggiore domani, io faccio il filosofo, per cui per me a fare il corvo ci vuole poco, cioè, però siccome, tiriamo una corda di qua, di quella, voi vi beccate questo dibattito così. L'idea è che ovviamente ci abbiamo un sacco di problemi, ma ti pare a te che è tutto roseo, ma se no, facevo il filosofo a Oxford per fare il cretino, ovviamente no, però la banalità, quella proprio pura e semplice, per cui arriva l'automazione, spariscono i lavori e i lavori che restano faranno schifo, questa la possiamo proprio mettere in cantina. Sarei più cauto, diciamo, googlate, soprattutto, sì, sì, no, googlate largamente, se volete vi mando anche una bibliografia appena finito di qui. E non, purtroppo non è vero che diciamo, la parte sul riscaldamento dell'inflazione è dovuta da tanti fattori, diciamo così, anche esogeni, che non hanno a che fare col mercato del lavoro, certo, hanno a che fare con l'aumento del prezzo dell'energia e tanti altri fattori esogeni che tu conosci benissimo. Un dato di fatto, diciamo così, è che, e tu dici che i salari sono scaldati, sono sempre migliori, no? Mi sembra di aver capito. Bene, voi forse conoscete delle persone che vivono in Italia, diciamo. Allora, se vogliamo fare un, forse in verità neanche in Gran Bretagna va tanto così, però insomma senz'altro in Italia la generazione dei miei genitori e la generazione diciamo delle persone più giovani di me non c'è partita, diciamo, cioè prima bastava un lavoro quale che fosse, un lavoro, adesso esiste una categoria che di cui tutti voi siete al corrente che si chiamano i working poor, ovvero le persone che lavorano e non arrivano alla fine del mese, diciamo, questo è il cambiamento rispetto a 20 anni fa, però aggiungo un dato molto fattuale, diciamo, ovvero l'OCSE, che è l'organizzazione che mette insieme i paesi più industrializzati del mondo, ha fatto uno studio che è uscito qualche mese fa e che meritava una grandissima diffusione. Io mi immaginavo che tutti durante la campagna elettorale, tutti i partiti senza distinzione diciamo, di inclinazione politica, tappezzassero le città con quel dato, che non c'ho qui perché non era tutto questo non era previsto perché stavo tutto sul libro. Diciamo. Allora è uno studio molto interessante che mette a confronto i salari negli ultimi 30 anni. Negli ultimi 30 anni. Allora, ci sono tutte delle righe di salari che sono cresciuti del 400%, tipo in Lituania, sapete, erano posti ex sovietici, quindi è facile crescere molto. Ma poi si scende da questa categoria, diciamo, questa classifica, c'è la Germania più 39%, la Svezia più 60%, e poi c'è solo l'ultima riga di questo coso, forse possiamo addirittura trovarlo in diretta, ma insomma, se no ve lo mando a tutti dopo, diciamo, lo pubblico da qualche parte. C'è una riga, l'ultima, che è dell'Italia, che negli ultimi 30 anni il salario si è ridotto, diciamo a parità di altre condizioni, del 3%. Cioè si è ridotto, è negativo il cambiamento. Allora io non lo so, magari sono pessimista io, però non mi sembra che ci sia stati molto tranquilli sulle evoluzioni diciamo aiutate dalla tecnologia del mondo del lavoro, perché solo quel dato lì, se fosse stato indifferentemente uno del PD o uno di Fratelli d'Italia, io l'avrei attaccato su tutte le pareti di tutte le città e ci avrei, come dire, ci avrei messo una task force sopra, chiamandoci, diciamo, come si fa a farsi. Quindi l'affermazione fattuale che c'è più lavoro, i salari sono migliorati, non è, purtroppo non è vera, senz'altro non è vera in Italia. Poi vuoi portarmi altri esempi, senz'altro. No, vabbè, c'è più lavoro, ormai l'ho detto tante volte, qui basta, cioè è inutile che ve lo ripeto, 2-1, poi fate come vi pare. Che questo porti all'aumento dei salari, anche questo qui, cioè proprio domanda e offerta, quindi anche su questo c'è poco da discutere. È vero, tuttavia, come ho già detto prima, che qualcuno sta rimanendo col cerino in mano, cioè che tutta questa ricchezza, tutte queste opportunità, tutte queste straordinarie trasformazioni, questo radicale cambio di una società che viene da un mondo completamente analogico e sta diventando sempre più digitale, è drammatico. Questo è davanti agli occhi di tutti. E ci mancherebbe che azzardassi soltanto ad argomentare il contrario. E quindi, come vi ho detto prima, welfare e tassazione. Assolutamente. Cioè, quello che non ha funzionato e non sta funzionando e sta funzionando sempre peggio è che, ad esempio, negli Stati Uniti noi sappiamo che c'è sempre più questa piramide assolutamente mostruosa in cui veramente quattro gatti guadagnano più di milioni e milioni e milioni e milioni di persone messe insieme. Questo però, perdonatemi, io forse ero un po' troppo analitico, ma è proprio un'altra cosa. Ma non che non è connessa, ma rispetto a non c'è più lavoro, non era quello il problema.
il lavoro fa sempre più schifo, non è proprio così. C'è una enorme sperequazione tra chi guadagna tantissimo e chi guadagna quattro soldi in questa rivoluzione digitale. Ammazza, è certo che è così. E come fai a argomentare contrariamente davanti agli occhi di tutti? Quindi su questo io sono d'accordissimo, ci mancherebbe. Allora qual è la soluzione? Stacca la spina dell'automazione, crea meno ricchezza, oppure distribuisci la ricchezza che stiamo creando a gazzilioni, ma che è in quattro mani. Quella mi sembra la cosa più ragionevole. Allora, quando si comincia a dire come facciamo a tassare queste aziende, come facciamo ad abbassare appunto il salario minimo a innalzarlo, o quando risenti dire, notizia di oggi, spero che voi abbiate gioito, che mandi a casa quel pazzo del ministro dell'economia britannico perché voleva togliere, cioè, ai poveri e dare ai ricchi, cioè Robin Hood dall'altra parte, ma per al suon di miliardi di pounds presi in prestito per arricchire quattro gatti di Tories e scannare milioni di lavoratori, tu dici, ma sei matto, è la direzione opposta rispetto a quello, e infatti il mercato l'hanno massacrato giustamente e questo ha perso il lavoro. Che mi è piaciuta come reazione del mercato, perché, vabbè, altre questioni, ma ha detto questo qui è fuori di testa. Allora, almeno su questo siamo d'accordo? Che più tassazione, più welfare? Non c'è dubbio. Ecco, almeno una cosa. Va bene, allora ci fermiamo su questa cosa, su questo temporaneo accordo, e parliamo più di cose strettamente legate al libro. Per esempio, diciamo così, c'è tutta una lunga serie di scettici, diciamo, sulla tecnologia, che tu citi anche in questo ultimo libro, alcuni anche pazzerelli, diciamo, interessanti, tipo Elon Musk, no? Elon Musk ha avuto, diciamo, un momento in cui diceva che la minaccia, l'intelligenza artificiale era la minaccia esistenziale più grande che esisteva. Poi è uno che, lo dico a scanso di equivoci, che dopo un po' ha dato il nome al suo penultimo figlio, XAE A12, dove X è un po' la sua fissazione, diciamo, SpaceX e tante altre cose, che ha chiamato X, anche all'inizio voleva chiamare Tesla X, anzi PayPal voleva chiamarlo X. E poi, quindi diciamo, le due cose non stanno tanto bene insieme, diciamo, e AE è una forma in gaelico che vuol dire, che si pronuncia come AI, intelligenza artificiale. Questo è l'uomo, diciamo, ha dato... Prima si è molto preoccupato e poi dopo ha dato il nome al penultimo figlio, ha incastonato intelligenza artificiale nel nome dell'ultimo figlio. E poi ci sono tanti altri, diciamo, tecnologi famosi. Uno di questi, alcuni li citi, era anche Bill Gates, che a un certo punto ha avuto una sua dose di paura. Anzi, andava di più, e questo si collega con l'ultima cosa che hai detto. Ha proposto di tassare i robot. Ora, diciamo, faccio fatica a mettere Bill Gates nel Pantheon così un po' risibile delle persone che hanno paura della tecnologia, eppure questa cosa l'ha detta, cioè che impressione ti ha fatto quando l'ha detta? Sì, questo purtroppo ne avrei sentito, anzi tra l'altro i giornali ovunque, Gran Bretagna, in Italia, grandi titoloni, l'ultimo ve lo ricordate, quello, cioè, oddio è diventata cosciente, ve lo ricordate, l'ingegnere di Google che ci parlava, dice l'ha chiesto, ti stacco la spina, no, ha detto di no, cioè, sei cosciente? Sì, ha detto sì, hai visto? Cioè, ecco, magari mettiamo lui da qualche parte che si deve un po' curare, perché invece questa roba qui ovviamente, per chi la conosce, per chi grosso modo ha guardato un po' quello che c'è dentro il motore, lo sai che è roba da ingegneri, che funziona benissimo. Purtroppo Elon Musk, Bill Gates, anche qualche altro intellettuale, a un certo punto, adesso hanno smesso perché non va più di moda, e soprattutto perché non è successo niente, però a un certo punto hanno cominciato a dire, guardate che questa roba qui potrebbe prendere una deriva. Cioè potrebbe diventare una cosa talmente potente da soverchiare l'umanità. A parte che tu, cioè anche fermo con guerre stellari, cioè proprio calma, senso, perché ve lo ricordo, non riesce neppure a mettere la crocetta su... No. Quella cosa lì, ecco. Ve lo ricordate quando in casa, found, non ho trovato la stampante, sta là, guarda, là davanti. Ecco, questo è il livello a cui noi lavoriamo oggi. A parte gli scherzi un po' così gentili, sono strumenti estremamente potenti, ma estremamente fragili. Fragili nel senso che crollano verticalmente, tu appena cambi il compito che sono tenuti a fare. Allora, purtroppo, siccome sulle speculazioni, cioè sul possibile, da filosofo, ve lo dico subito, non puoi argomentare, cioè, ma come fai a negare una possibilità? Non è successo, ma potrebbe succedere. Hai ragione, potrebbe succedere. In che senso, adesso
Poi il lavoretto va fatto, anche perché avete capito che io tendo a essere un po' precisetto, faccio finta, ma poi invece sotto. Possibile in che senso? Cioè, il robottone che arriva, quello che prende coscienza, che domina, quella che si chiama la singolarità, no? Che prende sopravvento su di noi, diventa più potente, si autoriproduce e ci tratta come cani e gatti. Dice, ma tu non puoi negare che sia possibile. Ma io non lo nego, anzi, sinceramente, anche in cose che ho scritto, è possibile. Ma è possibile esattamente nello stesso senso in cui tutte le volte che io compro un gratta e vinci, vinco. È possibile? Sì. Ci fai i conti sopra? No, meglio di no. Perché non è proprio plausibile. Ci sono due concetti, e chiudiamo qua, di possibile. Uno è, non è una contraddizione sostenere che questo possa avvenire. Gratta e vinci, si chiama così ora, lotteria, vinci tutte le volte che compri il biglietto. Possibile? Fatta apposta. Tutte le volte che compro un biglietto, io ho la possibilità di vincere. Quindi in teoria, si dice, potrei vincere tutte le volte. Chance zero. Non ci fate i conti proprio. Poi c'è il possibile che ti dice, stasera potresti fare tardi se piove. Sì, è possibile, cioè, probabile, plausibile. Allora, quello che i logici chiamano la possibilità logica, ecco quella, non ci fate i conti, perché sinceramente è come il gratta e vinci. Quella invece, la probabilità, quella seria, quella che dice, quante sono le probabilità? Allora, ve lo ricordate, per questo io sono partito con tra 50 anni, tra 100 anni. Sapete che vi dico? Io ritorno qui tra 5 anni e ne riparliamo. Se tra 5 anni un attrezzo di quelli lì è diventato vagamente intelligente come un topo, non come me, come un topo, me lo mangio io quel pezzo di carta davanti a tutti. Tra 5 anni, non 50, non come facevano i nostri tra 1000. Ecco, questo, su questo anche là, calma, studiare, ragionare, capire, e pochi titoloni da giornale, perché purtroppo sono quelli che poi si fanno il clickbait. È diventato cosciente? Sarà mica vero che è diventato cosciente? No, no, questa è proprio una parte della domanda. Cioè, io la penso esattamente così sulla singolarità, una roba che mi eccita sotto zero, diciamo così, proprio, mi sembra un divertimento per la fantascienza, diciamo così, infatti. No, la domanda più seria, proprio politica, era quando Bill Gates ha detto tassiamo i robot. Diciamo. Ah sì, quello gli ha preso così, ha fatto un ragionamento, l'hanno massacrato, poveretto, giustamente. Ha detto una sciocchezza, ha detto siccome i robot sostituiranno il lavoro, non ci sarà più lavoro, faranno tutti i robot, allora bisogna tassare i robot e con i soldi che prendiamo dai robot, semplifico molto, ci paghiamo la gente che non c'ha più lavoro. A parte che ve l'ho detto, non è così, ma questa è un'altra storia, pazienza, i fatti. Ma hanno questa brutta abitudine, i fatti. Ma qual era il ragionamento sbagliato? È che se tu tassi qualcosa che è un robot, la prima cosa che succede, se tu c'hai un minimo di intelligenza, è che tu, i robot spariscono. Che mi faccio tassare il robottino? Ma tu sei scemo. Questo è uno smart software, non è un robot. Ah, è uno smart software. Dice, tassiamo quello smart. No, questo è un Excel pompato, cioè più simpatico. Allora tassiamo anche l'Excel pompato simpatico. No, ma guarda, questo non è un... cioè, capito, tu prendi di mira quell'oggetto e sparisce quell'oggetto dal mercato, perché ci metti la tassa sopra, ovviamente, chi ha un milligrammo di intelligenza. Allora, questa cosa, oltre a mille altre conseguenze, avrebbe avuto anche la conseguenza di fermare tutta un'industria. Cioè, o la gente, i robot, non esistono proprio da un punto di vista che non li puoi più tassare, e soprattutto l'industria che li doveva produrre, no, no, non li produce più. Piccola cosa sulla tassazione, eccetera, eccetera, sulla quale forse potremmo essere d'accordo, non lo so. L'Italia è uno dei grandi paesi per la robotica, sia da un punto di vista scientifico sia da un punto di vista di uso. Siamo in pari il settimo, però controllate perché non l'ho controllato recentemente, ma il settimo paese lì su, cioè con gli Stati Uniti, la Corea del Sud, il Giappone, la Germania, cioè siamo ai vertici della robotica internazionale sia per la scienza sia per l'utilizzo. Dobbiamo questo alla Fiat in parte, perché quando gli operai costavano, vedi sopra il ragionamento eccetera, era molto meglio metterci un robottino piuttosto che l'operaio. Con quel ragionamento dici, ma allora vedi la tassazione eccetera, fast forward, cioè vai avanti di diversi decenni, non c'è più la Fiat, non c'è più nessuno, e fai un lavoro per l'Audi, e vai a parlare con l'amministratore delegato dell'Audi, e gli dici, ma scusa, i robottini, dice, Luciano, ma noi da mo che quelli che potevamo mandare a casa l'abbiamo mandati a casa. La robotizzazione del settore automobilistico è avvenuta anni 60, 70, 80, non riusciamo più a mandare via nessuno. Io tutte le volte che adesso compro un robottino mi tocca prendere un ingegnere che lo gestisce. Non è che volevo rincalzare l'argomento, ma insomma. No, quello che volevo dire
Anch'io credo che la tastazione dei robot sia molto praticabile. Però mi sembrava interessante che uno come Bill Gates, che faccio fatica a mettere in burletta, pur avendo scritto c'è una storia simpatica su lui, aspetta. Sì. Questo pure lo trovate. Uno come Bill Gates si preoccupi, diciamo così, di una concentrazione di ricchezza dovuta anche a quel capitale che si chiama robot, mi sembra da prendere un po' in considerazione, ma magari mi sbaglio. Ma Bill Gates è lo stesso, anche qui cercate, lo controllate, che dice, anni fa, lo spam sulla email, 2 anni, sparirà. Preciso. Va bene, ognuno vuol dire che non è siccome l'ha detto Bill Gates, allora... No, ma figurati, io ti ripeto, ho scritto 20 anni fa una biografia non autorizzata su Bill Gates, molto critica, diciamo, però faccio fatica proprio a metterlo in burletta, diciamo, non è proprio uno che mi viene in mente di come colossale sbagliatore di cose sulla tecnologia, diciamo, qualcosa ci ha beccato anche Bill Gates, con il suo piccolo, comunque. Non ci azzecca sempre, noi recentemente volevamo fare uno studio con il mio gruppo di ricerca sulla tassazione della robotica. Non l'abbiamo più fatto perché abbiamo fatto un piccolo studio e abbiamo visto che non ne parla più nessuno, che è una cosa che è stata completamente debunked e messa via. Ma non perché la gente non voglia essere tassata, ci mancherebbe, ma perché si è visto che non ha senso, cioè che non funziona, che non è il modo di risolvere il problema e che quindi quella che era una butade, così poi l'altro l'ha detto in un'intervista, non è che l'ha elaborato molto il concetto. Vabbè, ognuno ogni tanto qualche scemenza, anche il filosofo. Anche l'Economist l'aveva preso. Infatti, ogni tanto qualcuno la spara, insomma. No, sto cercando di andare da un'altra parte, ma poi tutto mi ritorno qua, diciamo. Allora, io qualche anno fa sono andato a un laboratorio di IBM fuori New York, dove facevano Watson, questa intelligenza, diciamo, che aiuta i medici a prendere decisioni più informate, diciamo, dà una specie di superpotere al medico, cioè si legge tutta la letteratura scientifica, cosa che un medico difficilmente può fare perché insomma non c'ha tutto quel tempo, e ha una velocità pazzesca, e poi suggerisce, diciamo così, delle diagnosi sulla base, cioè di una cartella clinica ovviamente che qualcuno mette dentro in digitale, però sulla scorta di questa colossale conoscenza, diciamo, aggiornata fino al minuto prima, perché legge milioni di pagine, diciamo, alla sveltissima, e ne trae un senso. Ora, tu credi o non credi che questa cosa possa, in un futuro neanche troppo lontano, introdurre, diciamo così, un ulteriore livello di disuguaglianza, per esempio nella salute, perché uno ricco avrà la possibilità di andare da uno specialista, come quello dello Sloan Kettering, che avevo visto che istruiva, diciamo, questa macchina, quindi uno ricco andrà da un oncologo con i superpoteri e uno povero andrà dal bancomat, diciamo così, dalla macchinetta e basta, o ti sembra fantascienza? No, credo che sia un po' così, anche se la situazione è leggermente più complicata, cioè è vero ed è palese quello che noi chiamiamo il digital divide, no? Cioè la spaccatura tra chi sta dalla parte dei vincenti e dalla parte dei perdenti su questo digitale. E contiene anche questo, cioè contiene anche chi è in grado, per ragioni finanziarie, di competenza, di localizzazione, di fortuna, perché te la passa la tua cassa mutua in Svezia, che ne so, per mille ragioni sta dalla parte di chi questi servizi li potrà usare e di chi invece sta dalla parte, diciamo così, dello sfigato, cioè di quello che invece non si può fare. Cioè. Questo è un problema enorme che di nuovo ritorna, l'impatto della società, è la società che deve intervenire affinché questa spaccatura sia il più piccola possibile e sparisca il prima possibile. C'è anche un'altra componente, che è molto bella anche questa, sempre sul digitale, e cioè che anche, è sempre il digitale che fa anche quel lavoro invece, per esempio, di presenza a distanza. Cioè che se tu hai un problema di glaucoma, oggi lo risolvi con un telefonino e lo mandi con una foto, per posta elettronica, a un ospedale, anche se stai dalla parte del demonio, cioè in un angolo sperduto. Allora attenzione, perché c'è questo digital divide, ma ci sono anche enormi opportunità. Vi ricordate quando vi ho detto, guardate che peccati di omissione, quanto potremmo fare e non stiamo facendo, e non costerebbe tanto. Ecco, su quello secondo me si potrebbe investire tanto, cioè fare con poco un'enorme quantità di bene, quindi... Per questo dicevo un po' complicato, perché c'è la divisione, ci mancherebbe, e quello è un problema che abbiamo ormai da tanti decenni e si sta non risolvendo.
I dati, se volete, tra un po' ve li do, perché li abbiamo guardati stamattina con il fondo, è uscito adesso, il fondo per 350 milioni di euro per la formazione in Italia, sempre buoni soldi dell'Europa, e è uscito adesso il periodo, stiamo facendo il bando in questo periodo, sono già usciti i primi due bandi, ma quindi il digital divide va chiuso, e va chiuso per le ragazze, i ragazzi e per le donne, che in genere stanno dalla parte sbagliata della divisione, e poi quello che si può fare e che non stiamo facendo per quattro soldi. Cioè costa veramente poco risolvere problemi che sono seri. Ecco, questo veramente è frustrante. Cioè la mancanza di volontà politica nell'attivare piccole soluzioni dal punto di vista di investimento che attraverso il digitale potrebbero fare un enorme bene a tantissime persone. Questo fa parte, diciamo così, del problema a tutto tondo, se vuoi. Insomma. Però sono d'accordissimo, cioè questo divide ci sta e non lo stiamo risolvendo. Non lo stiamo risolvendo. E, allora tu facevi questo caso, diciamo, interessante di una dottore che a distanza guarda il glaucoma. Allora, io qualche anno fa, no, sono andato in un'azienda che assomiglia a quel Mechanical Turk di Amazon che tu citi nel libro, si chiama Upwork, è una specie di piattaforma mercato per freelance, diciamo, per cui se uno cerca un'azienda negli Stati Uniti, cerca un programmatore, lo cerca su questa piattaforma, dove tipicamente programmatori indiani costano un decimo di quelli americani, hanno la meglio, diciamo, questa roba non va proprio nella direzione dell'aumento degli stipendi, ma insomma è uno dei tanti fattori di globalizzazione e di effetti sui salari. Però la cosa interessante dal mio punto di vista è un altro, diciamo, è che andando in questo a Sunnyvale, dove c'era la sede di questa azienda, non c'era nessuno nella reception, non c'era nessuno. C'era un iPad montato su un trespolo, diciamo, su una specie di cosa, e erano tanti anni fa, e sulla base del trespolo c'è scritto Zoom, che io sono stato un po' lì guardando intorno perché dovevo incontrare questo amministratore delegato che fra l'altro era un italiano da tanto tempo, un fiorentino da tanto tempo, diciamo, immigrato nella Silicon Valley, e dopo un po' si accende l'iPad e c'è una signora che mi dice: ah, salve, lei è quel giornalista che doveva vedere, e gli dico di sì, vabbè, poi vado a intervistare il tipo, gli dico: interessante quella cosa lì sul trespolo, e lui fa, amministratore delegato, sì, è una signora che sta a Boston. Io ero a Sunnyvale in California, vicino a San Francisco, sta a Boston, e poi senta che cosa fica, lei, grazie a quell'iPad lì, lei sta da casa sua a Boston e fa contemporaneamente la reception del nostro ufficio nella Silicon Valley e del nostro ufficio a San Francisco, perché così si risparmia. Allora, certo, perché così si risparmia. Allora, quello che sto provando a dire è: non temi che magari, certo, una persona, un medico a distanza potrà curare, diciamo così, il glaucoma anche a distanza, che è una cosa bella, ma non credi che per come stanno andando le cose, anche con la maniera un po' italiana, lo smart working, che si chiama smart working solo in Italia, lo sapete, nel resto del mondo non c'è nessun smart working, c'è work from home negli Stati Uniti che pure l'hanno inventato, cioè non c'è nessuna connotazione positiva. Noi abbiamo bisogno, quando si parla di cose di lavoro di digitale, di aggiungerci smart, perché sembra che sia subito una cosa più fica, desiderabile, divertente, ma invece non c'è niente di smart solo perché lo fai col digitale, cioè smart se sei smart, altrimenti dumb se sei stupido, diciamo, non c'è bisogno di aggiungerci, diciamo, questo di più. Vabbè, ma questa è un'altra cosa. Allora la domanda era più semplice, appunto: non credi che ci sarà uno a distanza che guarda tanti occhi alla svelta perché così si fa prima e si risparmia? Sì, me lo auguro, perché quegli occhi non li guarda nessuno, almeno ce ne sia uno. Se aspetti ci sia un dottore nel villaggetto sperduto, sai quanti diventeranno ciechi? A proposito di questo, sempre per dati alla mano, di nuovo, lo sapete quanti posti di lavoro mancano nel giro di qualche anno in questo paese? Di gente che ci sa fare col digitale? 1.400.000. 1.400.000 posti di lavoro che non troviamo perché si pensa che il digitale no, toglie, eccetera, eccetera. Allora, ragazze e ragazzi, cioè, qui date una mossa, perché per quello che avete sentito c'è 1.400.000 posti di lavoro che stanno aspettando a voi. E non sono le speculazioni del filosofo, sono dati alla mano che abbiamo pubblicato ieri col Ministero. Ieri. Cambieranno, perché ovviamente sono posti di lavoro, eccetera, eccetera, tutte in transizione.
In Gran Bretagna, posto ad alta digitalizzazione, ci mancano centinaia di migliaia di paramedici. Ci mancano, nel senso che se tu fai il paramedico, il lavoro, ci sono centinaia di migliaia di buchi nella sanità nazionale. Gli infermieri mancano, sì. Quindi fatevi i conti. No, ma infatti io consiglio ai giovani in sala di puntare sulle conoscenze infermieristiche, perché c'è un gran bisogno. Allora, self-driving car, che è stata un'altra grande passione, diciamo così, dei giornalisti. Ah, le tocchiamo tutte stasera. Ancora due giorni fa, ho visto su Bloomberg che facevamo un conto, no? Dove 100 miliardi di dollari spesi e ancora non ci siamo. Questa è una grande, il grande inverno, diciamo così, dell'intelligenza artificiale. Quanti soldi buttati. Perché secondo te ci siamo così tanto eccitati per l'auto che si guida da sola, che ancora non si guida tanto da sola? Ma ci sono mille ragioni, come dicevi tu prima, no? Cioè, chissà quante speculazioni, quanti rivoli diversi hanno confluito. C'è stata soprattutto una grande, fa parte dei titoli di giornale, di questa enfasi, l'intelligenza artificiale può fare tutto, il contrario di tutto, domani porterà via lavori, nel senso, vi ricordate, il tassista non esiste più perché ci sono le auto a guida autonoma. Le auto a guida autonoma, sì, per chi non... beato lui, beata lei, non ha mai letto su questo argomento, vanno a gradi, no? E l'ultimo grado è il grado 5. Immaginate che il grado 5 è come se fossi sul treno, cioè proprio non fai niente, puoi dormire, ti prende e ti porta, indietro. Non fai nulla, non c'è proprio il volante, non ci sono i pedali, non c'è nulla, grado 5. E il grado 5 è a tutt'oggi, per quello che noi sappiamo, no, ricordo, possibile, no, plausibile, fantascienza. Ma non fantascienza in città con la corsia, tutti i sensori, tutti gli semafori. Vi ricordate, trasformiamo il mondo per farla funzionare. E beh, grazie al cavolo, certo. Trasformi tutta la città perché l'autobus a guida autonoma va da A a B. Beh, è come quando arrivi all'aeroporto, cioè c'è la navetta, su. Io vi ricordo, quando tempo fa, eppure su questo le parolacce mi sono preso dai colleghi sempre, dice no, ma l'auto, Luciano non capisci, lavori distrutti, auto autonoma, eccetera. Dice, guardate che non abbiamo neanche i treni autonomi. Voi quanti treni avete preso dove non c'era il guidatore? Quanti? A Perugia ci sono. No, ma quanti ce ne stanno in giro? Cioè, da Bologna a Roma, cioè quello che ci mette 2 ore, quanti ce ne stanno senza guidatore? Va sulle rotaie, eh? Cioè, dico, mica che c'ha tanto. Il mondo gliel'abbiamo già costruito. Ce ne sono 2, almeno. Allora, perché? Perché non ci fidiamo? Perché ci deve essere il controllo? Perché comunque qualcosa può accadere? Perché ovviamente umano nel loop, cioè nel controllo di tutto questo. Quello che è avvenuto in realtà, e per raccontare diciamo forse una cosa anche un pochino più favorevole, è che grazie a questi investimenti straordinari nell'automobile autonoma abbiamo tante belle cose, cioè qualcosa poi l'abbiamo prodotta. Non ci ho mai provato, ho visto parcheggiare auto in maniera autonoma, cioè che quella e si mette dentro. Ecco, quello ad esempio la mia costa troppo, la mia non vale niente, però ad avercela sarei contento. Spingi, parcheggia un po' e ti mette dentro. Però ogni volta che abbiamo un incidente sappiamo benissimo, no, lo sai benissimo, no, che è successo qualcosa che non doveva accadere, perché c'è scritto, guarda che se tu quell'auto autonoma fosse anche l'auto migliore, senza fare nomi di quelle auto lì che produce quel signore lì negli Stati Uniti, e mani sul volante e l'occhio, se no quello con la bicicletta lo metti sotto perché non l'ha riconosciuto. Ecco, su questo purtroppo tanti soldi che sono andati in una direzione forse un po' grave. Quello che è successo, però questa è una cosa interessante in altri contesti, che ci sono settori in cui l'automazione del trasporto ha avuto grandissimo successo ed avrà ancora più successo, che sono invece i trasporti marittimi. Perché tu, quella petroliera, tutti quei giorni in mezzo al mare, dove, voglio dire, non è che passa il gatto, il ragazzino con la palletta, cioè, no, mare, l'oceano, da qua laggiù, cioè tutti quei giorni è abbastanza ragionevole pensare che quando esce dal porto ci sono gli uomini, le persone, le donne, cioè c'è gente. La metti, li riprendi con l'elicottero, la petroliera si fa gli affari suoi e quando arriva dall'altra parte ci rimetti la ciurma sopra e te la parcheggia. Ecco, questo io ho visto cose un po' recenti che mi hanno abbastanza convinto che potrebbe essere un futuro plausibile. Allora, io su questo sono un aneddoto, perché qualche anno fa sono stato su una porta container tripla E, sono quelli più
più grosse di tutte, diciamo, quelle che vengono dalla Cina, sono lunghe 450 metri. L'ho presa, la volevo prendere dalla Cina, ma era complicato, diciamo, logisticamente, e poi c'è un sacco di burocrazia per andare a bordo di queste navi, e l'ho presa da Algeciras fino a Rotterdam, la parte finale di una nave grave. Allora, questa cosa è già successa, diciamo, nel senso che c'erano a bordo di una nave che è grande come un villaggio, 13 operai, 13 diciamo marinai, scusate, però lavoravamo con operai perché di fatto era pulizia, diciamo, del ripitturare, diciamo, togliere il salmastro, cose così, e prima erano più del doppio, se non il triplo fino a poco tempo fa, e la tendenza è quella lì, cioè c'era questo capitano, i marinai sono quelli tutti filippini, e il capitano, che era invece scandinavo, aveva un joystick che non toccava mai, cioè come sugli aerei, diciamo, il 97% della navigazione, diciamo, è con il pilota automatico, e poi ovviamente intervenivano quelli che pilotavano, cioè quando entrava nel porto di Rotterdam arrivavano a bordo dei piloti che, come dire, facevano la parte finale, quindi questo succederà senz'altro, cioè. Possibile, cioè quello che avverrà, sì, sì. Segnalo che anche lì, diciamo, siamo passati da 33 a 13, guarda, poi, cioè, io ho fatto la consulenza, andremo a zero, sì. Ho fatto la consulenza per la compagnia norvegese che fa questa roba, ci mancherebbe, cioè, certo. La vendono ordinariamente. Quando dico che è ordinario è che sarà sempre più comune, cioè proprio è una cosa che vedremo, di cui non è che hai sentito parlare a te dai due, cioè, ah sì certo, le petroliere autonome, ci mancherebbe, da mocche. Ma io non so, però forse dovrebbero farci un segno, sì, perché noi due ci avete detto quando dobbiamo finire qua, se no qui andiamo avanti a oltranza, diciamo. Cioè, a un certo punto dice, potremmo far fare le domande al pubblico. Sono favorevole, certo, domande al pubblico, devo lanciare un microfono come un oggetto contundente o qualcuno nel pubblico, fantastico, ottimo, domanda al pubblico. Ecco, c'è una volontaria, io l'ho vista, l'ho vista. Dice, finalmente, quando arriva il momento nostro che gli facciamo una domanda a questi qui? Grazie, sì, no, ne ho tre di domande. Allora, la prima è sul digital divide. E voi avete parlato del fatto che c'è chi può usufruire della tecnologia e chi no. Ma c'è anche chi può oggi comprendere la tecnologia e chi no. E questo, secondo me, è un grosso problema del digital divide ed è un problema della scuola. Quindi volevo un commento su questo. E poi il secondo è sulla tassazione e i dati. E noi produciamo, ha detto, un quantitativo di dati veramente grande, no? E lo produciamo noi e non ci guadagniamo niente dai dati che produciamo. Quindi come si può arrivare a una tassazione dei dati per restituire il valore dei dati che produciamo? E l'ultima domanda, aspetta che me la riprendo. Ma già queste due però mi sembravano un po'. Già, allora basta, mi fermo qua. No. Non lo so, già due mi sembravano. Abbiamo qualche domanda. Ah. No. Prego, prego. Inizia a rispondere digital. Ah, vai avanti tu, cioè, ho capito. Vai avanti tu. Allora, no, la prima sul digital divide. Se guardate la voce su Wikipedia, digital divide, è veramente, è deprimente da quanto tempo c'è. Non è ieri, eh? È da anni. È da quando io studio questa roba qua. Saranno almeno 30 anni? Cioè, da quando siamo partiti che questa cosa si è cominciata a spaccare così. Ed è realmente anche una questione di formazione, di comprensione. Non è soltanto chi sa smanettare. Cioè. Poi, tra l'altro, guardate che il digital divide, cioè le persone quando dicono ma che vuol dire che stai dalla parte sbagliata? Io sull'Italia non so tanto bene, ma i dati in Gran Bretagna sono altrettanto allarmanti e vi dico che in Gran Bretagna stai dalla parte sbagliata se non sai fare una ricerca su un motore, cioè non sai usare Google e non sai scaricare una fotografia. Questo è il livello. E sono milioni. Ecco, questo è lo stato, no, attuale. Allora, la scuola, la formazione. Adesso c'è un po' polemica la faccenda, ma sarebbe bello se la scuola desse una mano. Detto questo però, io vi assicuro che non c'è conferenza dove vado, dove c'è un problema e prima o poi qualcuno dice che se ne deve occupare la scuola. Bullismo, c'è però la scuola, mannaggia,
digital divide. E dove sta la scuola? Cioè, manca il lavoro. E la scuola, dai. È sempre la scuola. E non so se c'è qualche insegnante qui dentro. Cioè, io adesso forse arrivo tardi nella catena, diciamo così, formativa. Prima o poi però tocca pure. Cioè, è l'università possibile non fa nulla sul digitale? Cioè, no, non è che sempre siamo sempre noi educatori e formatori che dobbiamo dare una mano. Allora, su questo sarebbe bello se, e sarebbe importante se, soprattutto se lo vuoi fare, devi investire. Cioè, tu non puoi chiedere alla scuola di fare, capito, tre volte tanto, al costo zero, anche magari, adesso vedremo, chissà che farà il governo, ma magari gli togliamo anche qualche cosina. No. Allora, gli dai molto di più, raddoppi gli insegnanti, raddoppi tutto, e certo anche la scuola lo può fare molto. La cosa che invece io ho l'impressione succederà è che non sarà la scuola ad occuparsene, se se ne occupa qualcuno, ma saranno tutte altre organizzazioni limitrofe, chi più gentile e carino e chi invece ci farà un po' di soldi sopra, il che non guasta, ma a volte anche con qualche inghippo un po' troppo furbino. Questo, per avere un'analogia, è quello che qualche tempo fa era l'apprendimento dell'inglese. E adesso si vede l'età mia, ma io farei una scommessina qua. Quanti di voi hanno imparato l'inglese veramente a scuola? Oppure la vacanza, la scuola privata, l'amica, la fidanzata, si diceva così ai tempi miei, il migliore, cioè, ecco, c'è stata una cosa all'altra. Il che non va bene, perché ovviamente la vacanza, ci sono altre questioni di tipo finanziario e così via. Allora, l'impressione mia è che si vada in questa direzione, cioè che il digital divide non se ne occuperà la scuola, per ragioni, diciamo, sia strutturali sia finanziarie. Gliene faremo una colpa, ma non gli daremo gli strumenti per far sì che questa colpa si trasformi in soluzione, e invece avremo tutta una serie di soluzioni all'atere, dove chi può e chi è in grado e chi capisce qualcosa, e soprattutto chi può, troverà la soluzione, e chi non può si arrangia. Sul valore dei dati, questo purtroppo è una cosa triste, sul valore dei dati bisognerebbe capire una cosa importante, che i nostri dati non valgono niente, cioè i dati di Luciano Floridi, suoi, se alla fine dell'anno mi danno un dollaro, un dollaro in più ci mancherebbe, meglio di niente, ma è quello, è il prezzo di un caffè? Questi sono tutti, a meno che non sei appunto il Papa, Sergio, Mattarella, ma se sei un cristiano qualsiasi, i tuoi dati valgono un caffè. Dice, ma allora com'è che questi fanno tanti soldi? Cioè, è perché hanno miliardi di caffè sotto mano, e grazie, tu sei un granellino di sabbia sulla spiaggia, a loro gli interessa la spiaggia. Al granellino di sabbia, quanto gli vuoi dare? Il prezzo di un caffè. Non è quella la soluzione. È dove i dati vengono raccolti, fate ad esempio in un ospedale, oppure il Ministero delle Finanze. Quello, lui, lo Stato, ha enormi quantità di dati, tutti nostri. Come facciamo a monetizzare quei dati in modo tale che poi quello che hai ricavato torni alla società? Allora questo mi interessa. Ma che a me, che a Luciano Floridi, gli paghino il caffè alla fine dell'anno, vabbè, c'è un caffè in più, ma grazie, ma non è quella la soluzione. Invece è dove i dati vengono agglomerati socialmente, pagati da noi, l'ospedale è tipico, no? E poi arriva un'azienda, una qualsiasi, ma le sappiamo quali sono, e li sfrutta per fare la sua app. Questo sfruttamento dei dati pubblici andrebbe pagato. Pagato in modo tale che vengano riemessi questo valore aggiunto venga rimesso nella società, non che finisca nelle tasche di quei 4 o 5 che stanno in cima. Ecco, questo secondo me sono ragionamenti che si possono fare seriamente. Ci vorrebbero una pianificazione seria, perché non è banale, non è, come direbbe in inglese, triviale, perché l'utilizzo dei dati in modo tale che li possa tu veramente monetizzare non è tanto facile. O questo non ha nulla a che fare con Facebook e i dati che voi date, che diamo tutti a Facebook, perché quella è la pubblicità, ma è un altro modello. Io sto parlando di chi invece utilizza i dati per fare training dell'intelligenza artificiale e poi rivenderti il servizio dell'intelligenza artificiale a te per fare qualche cosa. Chi fa quel lavoro dovrebbe giustamente pagarlo, ma pagarlo a quell'agglomerato per rimetterlo lì dentro. Spero non sia stato troppo complicato, ma la domanda era difficile però. Aggiungo qualcosa su questa seconda parte, diciamo. Allora, il colpo di genio del cosiddetto web 2.0, cioè quando scoppiò la new economy nel 2000, diciamo così, le .com, una roba che bruciò circa un trilione rotti di dollari,
si pensò di cambiare il modello, diciamo, facendo un web più intelligente, web 2.0, che in pratica, diciamo, valorizzava i contenuti generati dagli utenti. Cioè, la caratteristica, diciamo, di questo nuovo web era che il lavoro lo facevamo noi, diciamo, quelli che andavano sulle piattaforme, e guadagnava Zuckerberg e amici, diciamo, questo perché, come dire, è verissimo che il nostro dato singolo non conta molto poco, alcune decine di dollari all'anno, dal valore pubblicitario, diciamo così, però per 3 miliardi diventano tanti soldi, diciamo così. Quindi quello è stato il colpo di genio. Allora, io oggi ero a fare una discussione tipo questa a Bologna, all'Archiginnasio, con Francesca Bria, che è la presidente del Fondo Innovazione del Cassa Depositi e Prestiti, che è una che si è molto occupata di questa cosa. Lei, per esempio, che è stata in passato assessora alla partecipazione digitale a Barcellona, voluta dalla sindaca di Barcellona, ha un'idea molto chiara su questo punto qua, cioè per rispondere alla sua domanda, cioè lei parla di sovranità dei dati, cioè bisogna far sì che i dati non escano e diventino proprietà, come sono adesso delle aziende che le sfruttano per diventare miliardarie, ma che tornino ai cittadini. Ora, come farlo è piuttosto complicato, ci sono applicati in tanti. Un'altra persona piuttosto brillante che si chiama Jaron Lanier, che è stato uno dei padri della, certo, della realtà virtuale, certo, che a un certo punto si è un po' pentito, diciamo, della sua prima attività, cioè, insomma, è uno che proprio la sa piuttosto lunga, lavora anche per Microsoft, ha inventato un sacco di prodotti molto interessanti, e uno che a un certo punto questa cosa, cioè, ha cominciato in disaccordo con il professor Floridi, ma, diciamo, ha scritto un libro piuttosto famoso che si chiama You're Not a Gadget Manifesto, è stato tradotto anche in italiano. Ma a un certo punto lui ha fatto una cosa un po' empirica, perché oltre ad essere un matematico, un po' l'istrumentista, io sono stato una volta a casa sua a Berkeley, c'era tipo 5.000 strumenti, una roba pazzesca, è un personaggio abbastanza, diciamo, eccentrico, diciamo, forte, un sì, polymath, uno che sa, insomma, di tanti doni. A un certo punto si è reso conto che i suoi amici che lavoravano nel settore della musica, cioè tutto l'indotto della musica, era un fiume che era diventato un rivolo per tanti motivi semplici. Cioè, prima gli ingegneri del suono, io quando ero piccolo stavo in un gruppo e i nostri amici, io e i miei amici, facevamo una colletta chiedendo anche ai nostri genitori per affittare uno studio di registrazione. Era una roba piuttosto ingente, cioè ci mettevamo un anno per mettere insieme questi soldi. Beh, adesso c'è un programma fra i tanti che si chiama GarageBand di Apple, per cui non c'è bisogno di uno studio di registrazione, quindi non c'è bisogno neanche di ingegneri del suono, non c'è bisogno di un sacco di altre persone. Allora, la cosa che dice Jaron Lanier in quel libro è che i dollari analogici sono diventati centesimi digitali. Cosa vuol dire? Cioè che le robe che una volta davano degli stipendi veri, tipo agli ingegneri del suono, adesso danno dei penny, danno una miseria. Allora, lui proponeva di introdurre dei micropagamenti, che però è complicato, cioè che per ogni like, per intenderci, per ogni nostra attività che genera fatturato in maniera cumulativa, tutti insieme, per Facebook ci dovesse tornare qualcosa indietro. Il problema è quello lì, che, diciamo, il valore di un singolo è troppo poco, quindi bisogna trovare un'altra soluzione, ma questa soluzione va cercata. E come ricordava la... Non c'è, tantissimo. Adesso, diciamo, iPhone te lo ricorda anche ogni lunedì mattina, quindi è facile capirlo. E quindi bisogna cercarla questa soluzione, e non mi sembra che nessuno la stia cercando. La Bria oggi pomeriggio ricordava di come in questa campagna elettorale che è appena finita, sapete come è andata a finire, non c'è una persona, non c'è un candidato che abbia messo, diciamo, sul tavolo del discorso questi ragionamenti sul futuro, un po' più pessimistici come i miei, un po' più ottimistici come quelli del professor Floridi, però, diciamo, è un dibattito che vale la pena affrontare. Non c'è un singolo candidato, né di destra né di sinistra, che ha parlato di queste cose. Si è parlato di tutto, tranne che del futuro, diciamo. E questo mi sembra abbastanza preoccupante, perché se c'è una ricetta per fallire è non occuparsi del futuro. Sì, questo è gravissimo. Una piccola raccomandazione, però, per avere le idee chiare. Si tratta di diversi modelli che non sono assimilabili tutti insieme. Cioè, se voi avete il modello banca dati, intelligenza artificiale, training sulla banca dati, ospedale, eccetera, che vi ho fatto io, quello è uno. Quello di Facebook e quello di Google e quello di Twitter è tutt'altro, un'altra cosa. Non mescolate tutto insieme, sennò è tutto uno zuppone e non lo risolviamo il problema. Allora, io vi ricordo, momento così gentile, che
Quando è l'ultima volta che avete pagato per mandare per fare una ricerca su Google? Quando è l'ultima volta che avete pagato per fare un tweet? Quando è l'ultima volta che avete pagato, se sarà su Facebook o su... Quanto vi costa quell'account su Instagram? Sarà mica zero. Ovviamente fanno un sacco di soldi, ci mancherebbe. Non sto dicendo che una cosa è fatta bene, però il pagamento che noi stiamo dando è in kind, è in materia per un servizio gratuito. Non ti piace pagare in materia? Va bene, cambiamo modello. Infatti io da tempo, ma dai tempi proprio quando, cioè 30 anni fa, dicevo la mail andrebbe pagata, perché se la pagassimo non tante, tante sciocchezze, tante porcherie non arriverebbero. Pagala un miliardo di centesimo, un granellino di sabbia. Lo spam sparisce, perché quelli devono spedire milioni di mail. Purtroppo non è andata in quella direzione. È andata in direzione del business in cui tu consumi dati della persona per dargli un servizio, tra virgolette, gratuito. Gratuito non è, lo stai pagando in natura. Quale natura? I tuoi dati. Come? Attraverso la pubblicità. Allora, non piace quel meccanismo? Allora però lo devi far saltare tutto. Non è che voglio la cosa gratis e poi però mi dai anche i soldini perché te l'ho usata gratis. È quello, infatti con lui abbiamo fatto delle discussioni, eravamo nella stessa commissione a Bruxelles e non siamo andati d'accordo. Allora, la cosa importante è che soluzioni che dobbiamo trovare, e ne dobbiamo trovare, questo diciamo il livello di accordo tra tutti, ci sono soluzioni da trovare, però non confondere i modelli di business come se fossero tutti, no, una, cioè tutto uno zuppone, tutto dentro, ci rubano i dati. No, ragazzi, però cioè, ormai sono 30 anni che facciamo questo lavoro, non è troppo semplicistico, non è così, è un pochino più complicata la faccenda. Se non ti piacciono i servizi gratuiti che stai pagando con i tuoi dati, benissimo, io sono d'accordissimo e vorrei, sarei il primo a pagare per non farmi rubare, no, prendere i dati da me e pagare Google per fare il search, però poi lo paghi, perché quello da qualche parte i soldi li devi prendere per farti tutto quel lavoretto, se no, per i più giovani questa è una cosa strana, però io me lo ricordo quando si cercavano le informazioni e c'era una cosa che si chiamava Altavista. Altavista nessuno qui dentro? Cioè, cose che tu, cioè, che voi umani proprio. Allora, ma non per dire che Google ha ragione, cioè, cerchiamo di capirci, è che sono modelli diversi e ogni modello deve ricevere la soluzione che quel modello merita. E si può fare, secondo me. Però, come giustamente dicevi tu, è una soluzione politica con la P maiuscola. Non può essere una soluzione del mercato. Il mercato va in quella direzione lì. Non ti piace la direzione? È la politica che gliela fa cambiare. Ma il mercato di suo ti strizza come un limone. Lui, il mercato fa quello, prende il limone e lo strizza. Non ti piace lo strizzamento del limone? Serve la politica per fermare lo strizzamento del limone. Quanti candidati se ne sono occupati? Zero. Io ho fatto un'analisi comparata dei programmi dei politici. Non ce n'era uno che fosse decente sul digitale. Uno. Ed è il futuro del nostro paese. Su questo possiamo essere d'accordo. Ci sono altre domande? Sì. Buonasera, oddio, buonasera. Io allevo api e quindi sono in agricoltura, un altro campo dove c'è tanto bisogno di forza lavoro, tra parentesi. E quindi se è possibile mi piacerebbe chiedere un ragionamento o una visione, diciamo così, rispetto alla produzione del cibo. Certo. Dottor, prego, prego. Cibo, c'è stato un po' di rumore interessante legato a blockchain, su questo, no? Diamo lisci proprio così. Cioè il cibo, per proteggerlo, devi sapere da dove viene. E questo è banale. Cioè, tu guardi quella scatoletta di pelati, ve lo ricordate quella che c'aveva il codice a barre un'oretta fa, che la guardi, boh, e serve la macchina. La stessa scatoletta di pelati. Tu vorresti che quella stessa scatoletta di pelati ci avesse, no, un bel QR in cui tu lo scannerizzi e ti dice da dove viene, come è stato trattato il prodotto, chi l'ha inscatolato, chi l'ha portato, quanto è stato, tutta la filiera. Per un paese come l'Italia è fondamentale, perché non va sempre meno nella direzione del tanto, della quantità, cioè l'importante è vendere, no, ettolitri, quintali, tonnellate, no, va sempre di più nella direzione del registrato, dell'attento, della qualità ad alta qualità, costo alto, ma sai anche che la qualità è altissima, eccetera. Ecco, in quella direzione usare quello che si chiama questo registro, diciamo, digitale, cioè che si chiama blockchain, che ti dice in maniera, adesso la dico un po' sempliciotta, che non si può barare, ma non è proprio così, ma insomma, grosso modo, che non può essere alterato, e ti dice attraverso questa
scannerizzazione dei vari passi, che quei pelati lì vengono da lì, sono trattati così, sono stati fatti, eccetera, eccetera, e sono, ad esempio, certificati completamente. Invece quest'altro lo prendi e dice, boh, pelati. Questo quattro, io lo guardi, costa magari no, un 10% in più, però sai esattamente che viene da quella fattoria e bla bla bla. Se poi prendi quelli lì, cioè, poveretto, poi prendi quell'altro che costano meno e se ne è pazienza. Allora qui il digitale, almeno in termini di blockchain, cioè di controllo della filiera e di controllo della qualità e conoscenza da parte di chi, del consumatore, ma anche nel business to business, no? Cioè nel B2B, se tu ti devi fidare di qualcuno che ti arriva con del materiale, tu sai da dove viene. Ecco, questo è in fieri, a un certo punto sembrava proprio che fosse, che tutti l'avrebbero fatto, Barilla era all'avanguardia, cioè, poi però è un po' andata, cioè, si è un po' sgasata la cosa, è un po' una bottiglia, psss, così, e poi non è successo molto. Perché non c'è mercato? Perché non interessa? Perché la tecnologia è troppo presto ed è un po' arrivata in anticipo? Perché proprio non è il modo in cui si svilupperà il mondo? Questo non mi è molto chiaro, non lo so proprio. Quello che ho l'impressione è che questa possibilità, che è appunto della certificazione, sarebbe stata molto interessante, ma al momento sembra essere andata un po' in sordina, cioè un po' che ci abbiamo altri problemi. C'è un'ultima domanda? Un eroe di giù. Dei pubblico si fa tardi, diciamo. Grazie. In realtà ne ho più di una. Una di un carattere, diciamo, più filosofico, più teorico, e un'altra un po' più tecnica, che è magari di qualcosa che non abbiamo affrontato stasera, ma penso sia molto interessante. Io sento tanto male, può parlare più lentamente, sì, è colpa mia. Certo. Più lentamente. Allora, innanzitutto subito un attimo sui salari, sull'argomento che abbiamo già affrontato tantissimo, che alla fine forse è un argomento che fra noi giovani penso sia molto in voga attualmente, probabilmente dobbiamo ancora renderci conto che sia infattibile, nonostante anche Harari, che sicuramente penso conosciate, l'ha riportato nel suo libro, nel suo ultimo libro, come no, reddito minimo universale, salario minimo universale, nel fatto che noi siamo esseri umani e come tali, con la rivoluzione tecnologica, si possa effettivamente garantire un salario minimo, che penso sia un argomento molto interessante, ma molto difficilmente, insomma, è molto molto difficile da attuare, nonostante magari si potrà anche affrontare in futuro. Tuttavia, volevo chiedermi, magari popolarizzando anche la domanda, in molti forse avranno visto di recente lo spot, se non sbaglio, della Renault, no? Quella macchina nuova, che compaiono questi schermi e c'è la voce in sottofondo che dice il tuo algoritmo sa esattamente cosa vuoi. Allora c'è questa signora che spegne gli schermi, dice no, non è vero. Però penso sia una domanda che sia molto più profonda di quello che in realtà, perché abbiamo visto di recente, per esempio, se non sbaglio un mese fa, c'è stato questo contesto dove fra diverse opere d'arte, alla fine a vincere è stata quella creata dall'intelligenza artificiale. Ci sono canzoni create da intelligenza artificiale. Stiamo scoprendo che noi esseri umani abbiamo dei tasti, abbiamo dei pulsanti che se schiacciati ci scatenano delle emozioni. E l'avete affrontato anche voi questo argomento in un altro senso, ovvero che siamo prevedibili, no? Netflix può dirci cosa ci piace, Spotify può dirci la canzone che ci piace. E quello che mi chiedo io è, fra 10-20 anni, no? Sempre con le 5, esisteranno delle categorie di esseri umani? Cioè gli esseri umani si potranno riconoscere in una categoria, e non in senso positivo, ma letteralmente raggruppare delle persone per gusti, e in questo caso quindi le persone verranno quasi degradate a gruppi e non più come singoli. E sarà quasi scontato ciò che gli piacerà e ciò che non gli piacerà. Su Harari parla tu, perché io non lo sopporto. Su Harari parla tu, che io non lo sopporto. Ma ultimi, massimo 5 minuti. Allora, diciamo, delle categorie di questo tipo esistono già, e Facebook è una campionessa, diciamo, dello sfruttarlo a fini pubblicitari. Cioè, ci sono delle fasce psicodemografiche, per cui ci sono le mamme single di fra 30 e 40 anni, che poi tipicamente sono sensibili a alcuni temi. Cioè, durante lo scandalo ben noto, quello di Cambridge Analytica,
questa cosa è venuta molto fuori, cioè c'erano degli stati in bilico e la campagna elettorale di Trump ha deciso di puntare su quegli stati in bilico, customizzando, personalizzando il messaggio nella maniera in cui risonasse di più per alcune fasce demografiche. Quindi queste fasce esistono già, non c'è bisogno di aspettare 10 o 20 anni, diciamo, appunto dei gruppi che corrispondono a alcune fisionomie. Lo spot l'ho visto anch'io, è piuttosto divertente, è un giochino, diciamo così, di fregare l'algoritmo, diciamo, far sì che uno, che è la cosa tipica degli esseri umani, di sterzare in maniera che l'algoritmo, diciamo, vada in confusione. Si può fare, cioè, esiste già una letteratura anche cyberpunk molto ricca su questo tema, fregare l'algoritmo, è anche un po' situazionista come cosa, ma molto divertente per quanto mi riguarda. Si diceva appunto su Harari, poi dicevo qualcosa a lui perché io non lo sopporto. Un altro, avete capito, io l'arroganza del professore di Oxford è illimitata. D'altronde fa il professore di Oxford apposta per avere l'arroganza illimitata, così cioè, ci arrivi e finalmente dai sfogo alla tua arroganza. Cioè, mi è costato 30 anni di lavoro e quindi adesso. Allora, Harari, Elon Musk, Bill Gates, può darsi che ci abbiano ragione loro. Ci rivediamo tra 5 anni. Secondo, cioè, gente che le spara a palle incatenate, ogni tanto, cioè dice queste sparate. L'umanità ha diritto a una pensione universale? Cioè, grazie Graziella, lo so pure io, magari. Cioè, ma dove li trovi? Cioè, ma chi te li dà? Se oggi non sappiamo neanche come andare a coprire le spese per quello che sta succedendo dietro l'angolo. Allora, a sparare queste cose così sono bravi tutti. La difficoltà, parlo appunto ai giovani qui nel gruppo, non è che cosa spararla, è come lo fai. Lì vorrei vedere la soluzione. Caro Harari, vabbè, e come lo facciamo questa cosa? Me lo dici il come? Tutti i politici sono bravissimi nel dirti vorrei una nazione in cui tutti sono belli, ricchi, simpatici, stanno a casa con la Coca-Cola, cioè, certo, ci mancherebbe. Salute per tutti, pensione per tutti. Lavoro per tutti, educazione gratis per tutti, trasporto, tutto. Come? Come? Questa è la questione fondamentale. Allora, se tu leggi il libro di Harari, un come che ti desse ogni tanto, no? Cioè, invece di dire spararla così a raffica. Allora, questo, quindi, Harari, per favore, se potete, smettete di leggere questa robaccia. No? Cioè, c'è gente molto seria. L'avete letto Aristotele, Platone, Kant? C'è gente seria che nella vita ha detto delle cose importanti. Oppure Keynes, ad esempio. Cioè, lo ricordate, c'è un libro, c'è un testo bellissimo, quello lì, è vero? Quello sì, su economiche per i nostri nipoti, 1930. Quello è bellissimo. E Keynes è uno dei grandi che ha capito tantissimo dell'economia, e quello sì che vale la pena leggerlo per la straordinaria lungimiranza su alcuni problemi, ad esempio la disoccupazione tecnologica. Sai che diceva disoccupazione, cioè, tecnologica? Cose serie. No, ma seriamente, cioè lui dice, vedeva. Ovviamente nei tempi lunghi la tecnologia, adesso intendiamoci, ma bastava guardare a 2 generazioni fa per capire quante ore si lavoravano, no, per sopravvivere. Cioè noi oggi, sabato e domenica, a casa. Cioè il pomeriggio, oh, oddio, non lo so. Adesso non per riattizzare la polemica, eccetera, però noi come quantitativo di ore, cioè non è che lavoriamo questa massa enorme rispetto a quello che hanno visto generazioni passate, la speranza è che prima o poi non si lavori più nessuno. Cioè l'idea è quella di smettere di lavorare, questo è sicuro. Cioè, l'umanità dove vorrebbe arrivare? Un giorno in cui non deve lavorare più nessuno perché tutti stiamo a fare gli affari nostri. Guardi Netflix, ti gratti, vai a fare 2 chiacchiere con gli amici, studi un libro di filosofia, vai a una mostra, in genere vai in vacanza, stai al mare, quello che ti pare. La tecnologia serve a questo, in teoria. Poi noi invece la usiamo per spremere di più e così fai il doppio, il triplo, ti ammazzi il lavoro, ma queste sono altre storie. Per tornare invece alla questione che giustamente stavi sollevando, come dici tu, giustamente, le tipologie, ma ci stanno da quando ci abbiamo provato, cioè non è, oggi ci stanno perché abbiamo la tecnologia più potente per farle, ma il primo marketing di uno che si è inventato di dire senti lo porto a quelli là invece che a quegli altri perché quelli hanno più chance che magari mi comprano prodotto, aveva già diviso la popolazione tra quelli che me lo comprano e quelli che non me lo comprano. Poi via via scatolate, fai più preciso. Alla fine prendi quello che guida una Volkswagen, fa il professore a Oxford e porta gli occhiali. Ping. L'ideale della pubblicità non è la categoria, è l'individuo. Cioè, il fine ultimo del pubblicitario sarebbe quello di mandare la pubblicità a te, soltanto a te, che è precisa per te e ha inteso esattamente quello che te e soltanto te desideri.
cioè una focalizzazione, quindi va, se vuoi, le tipologie si stanno sempre più affinando affinché si possa individuare Luciano Floridi in quella città, in quell'età, che guida quell'automobile, che guida in quella... A quel punto tu gli fai, no, il pacchettino soltanto per lui, che è diverso da quello che fai per lui. Questo è l'ideale ultimo, diciamo, della pubblicità. Allora, le tipologie in realtà sono soltanto un'approssimazione perché non riescono a fare di meglio, ma ci stanno provando. Più dati gli dai, più si avvicina. Più dati gli dai, più si avvicina. La questione finale è che, ti ricordi una cosa dell'autonomia, ho detto, attenzione, cerchiamo di far lavorare questa roba per incrementare l'autonomia, non per farla diminuire. E qui è una cattiva notizia, però ve la devo dare, è che tutti e tutte sono invitate e invitati ad essere autonomi, ma pochi si salvano, pochi, perché ci sono decine di milioni di persone che seguono gli influencer e portano gli occhiali così, e invece che così, perché l'influencer li porta così, invece che così. Questo è il mondo. Allora bisogna aiutare tutte e tutti a salvarsi. Ma il filosofo è scettico su quanti poi si salveranno veramente. Quindi, eticamente, tutte e tutti, bisogna dare una mano a tutte e tutti, ma poi, chi è che si è messo i pantaloni sgarrati perché faceva figo, insieme a tutti gli altri? Ma che sei scemo? I pantaloni tagliato. Eppure, il pantalone tagliato, cioè è la moda, e che il pantalone non se lo sei tagliato? Ecco, se qualcuno qui si è messo il pantalone, il jeans tagliato perché lo portavano tutti, siete già dalla parte di quelli che purtroppo non hanno deciso autonomamente, l'avete già deciso per conto, uguale, nel senso, io ho la cravatta, uguale, io ho questa cosa qui, non è la mia autonomia, c'è la conferenza, vado in cravatta, autonomia zero, ci mancherebbe, quindi sono un peccatore. Allora, abbiamo finito il nostro tempo, direi, io, diciamo, se ci rinvitano fra 5 anni, diciamo, possiamo verificare se ci saranno più magazzinieri e rider di quanto ci siano occupazioni ben pagate, diciamo, facciamo una, fissiamo oggi, diciamo, il numero dei magazzinieri e rider e poi guardiamo fra 5 anni se sono più o meno, diciamo. Quindi è un indicatore fra tanti. Allora, grazie al professor Floridi, grazie a voi. Ovviamente, grazie a voi per essere stati qui, buonasera. Buon lavoro, buona serata, ciao. Grazie ai nostri ospiti, è stata una serata piena di spunti, speriamo che andate a casa con tanti pensieri. Non vanno mai a dormire questi spunti. Non vanno più a dormire. Anche i nostri ospiti rimarranno qui prima di andare a dormire per firmare le copie dei loro libri che sono in vendita nell'atrio, qualche minuto, mi è stato detto dalla regia. E noi vi ringraziamo tantissimo, ringraziamo gli sponsor di questa serata, Web Ranking, Veroni, Warrant Hub e SPAL. E niente, andiamo a dormire. Ciao.